controllare e rapportare le delibere che abbiamo con l'amministrazione, però il consigliere ritiene che non è così. Va bene, possiamo passare a uno. Allora, favorevoli? 8 favorevoli, contrari, 2 contrari. Allora, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, conferma aliquote IMU per l'anno 2014, con relazione al vice sindaco. L'anno 2014 confermiamo le aliquote IMU previste anche per l'anno 2013, che erano le aliquote di base fissate dalla legge istitutiva dell'IMU, quindi 7,6 per i fabbricati, 4,1000 per le abitazioni di lusso e per i fabbricati rurali e strumentale l'IMU è stata esentata. Se ci sono interventi su questo, possiamo passare. C'è un intervento? No, grazie di voi. Grazie di voi. Ma ci troviamo contrario, perché riteniamo che insieme alle altre tassazioni questo poteva essere di vista al ribasso. Poi è legittimo che si deve ridurre. Lo voteremo anche insieme al bilancio, la nostra opinione. Va bene, allora possiamo passare ai voti. Allora, favorevoli? 8 favorevoli, contrari? 2 contrari, votiamo per l'immediata esclusività, favorevoli? Tutti favorevoli. Allora, terzo punto all'ordine del giorno, imposta unica comunale, approvazione del regolamento CAGI. Relazione, senatrice sindaco, nonché assessore al bilancio. Allora, la TARI va a sostituire la tassa sui rifiuti. Come sapete, già l'anno scorso era prevista l'istituzione della TARES, è stata istituita la TARES, che avrebbe già l'anno scorso determinato una modalità di calcolo delle tariffe diversa rispetto a quella che abbiamo noi. Per i presenti cerco di spiegare. Praticamente la norma che è seguita la TARI impone di rapportare le tariffe al principio che chi inquina paga. Di conseguenza le tariffe non possono essere più determinate in maniera distinta come era prevista per la TARSU, che praticamente prevedeva una tariffa unica che andava moltiplicata per i metri quadrati. In questo caso invece si tiene conto della quantità dei rifiuti prodotti da ciascun nucleo familiare e dalle varie attività commerciali. Non mi dilungo troppo su questo perché poi ne parleremo quando andremo ad approvare le tariffe. Quindi il regolamento che disciplina la TARI, avete avuto sicuramente modo di leggerlo, non lo leggiamo per intero perché altrimenti diventa molto lungo, però la cosa che volevo precisare è che noi per determinare le tariffe della TARI ci siamo attenuti alle disposizioni di legge che in qualche maniera prevedono una serie di coefficienti, coefficienti che sono determinati appunto in questo DPR e che quindi non sono stati determinati da noi ma da una norma. Nella norma istitutiva della TARI, in maniera precisa all'articolo 652 della legge 147, rettifico, articolo 1,652 della legge 147, la norma dà la possibilità di derogare entro certi limiti a questi coefficienti stabiliti dalla norma, nel limite però minimo e massimo, cioè si può variare in diminuzione o in aumento del massimo del 50%. Quindi noi abbiamo in qualche maniera utilizzato questi coefficienti
per determinare le tariffe, applicando in alcuni casi delle correzioni che poi vi andrò a spiegare. Se abbiamo il principio ispiratore, insomma, di anche in questo caso della TARI, che secondo la nostra opinione abbiamo cercato di prevedere una serie di agevolazioni che andassero in qualche maniera a tutelare le famiglie che risiedono in modo particolare non a Lapone, quindi quelli che risiedono in paesi diversi dal comune di Lapone o quelli che sono iscritti all'AIRE e che hanno delle abitazioni nel comune di Lapone che utilizzano in maniera occasionale. In questo caso abbiamo deciso di prevedere una categoria a sé stante per questi nuclei familiari, prevedendo come agevolazione il fatto che venisse paragonato a un nucleo familiare monocomponente e abbiamo applicato una riduzione sulla tariffa variabile. Perché, per far capire meglio, le utenze vengono divise in utenze domestiche e in utenze non domestiche. Le utenze domestiche sono quelle, insomma, delle civili abitazioni. Le utenze non domestiche sono quelle che quei fabbricati dove si svolgono attività di natura commerciale, quindi bar, ristoranti, aziende e così via. Quindi nel caso delle utenze domestiche, la tariffa è stata determinata prevedendo una quota fissa che viene rapportata al numero dei metri quadrati. E questa quota fissa varia naturalmente in funzione dei componenti del nucleo familiare. Poi c'è una quota variabile che invece si paga con utenza, per cui una famiglia monocomponente pagherà una tariffa, chi sono in due pagherà una tariffa diversa, chi sono 5-6 pagheranno tariffe diverse. Quindi nel caso dei non residenti e di quelli iscritti all'AIRE abbiamo previsto una tariffa agevolata. Poi nel dettaglio lo vedremo dopo. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, abbiamo appunto individuato tutte le categorie che prevedeva la norma. Quindi sono previste 21 categorie. Vi dico a titolo semplificativo, tipo distributori di carburanti, alberghi con ristoranti, alberghi senza ristorante, case di cura, uffici, attività artigianali, attività industriali, eccetera, eccetera. Poi un'ulteriore agevolazione che abbiamo vista nel regolamento è praticamente la possibilità di... ci sono una serie di situazioni in cui nell'ambito di un nucleo familiare ci sono praticamente delle utenze intestate al marito e utenze intestate alla moglie, perché magari case che provengono da eredità, e quindi di conseguenza, così come sono ora, com'è la situazione, avrebbero dovuto pagare due quote variabili, una la moglie, una il marito. Per ovviare a questa situazione abbiamo previsto la possibilità che nel momento in cui si fa fare la denuncia si faccia la denuncia per nucleo familiare. Di conseguenza un fabbricato che è intestato, faccio l'esempio, la moglie di Angelo ha un fabbricato che è intestato a lei, lo inserisce nel nucleo familiare di Pinto Angelo e quindi pagheranno una sola quota variabile, mentre la quota fissa sarà corrispondente a quella del nucleo familiare. Poi abbiamo previsto come ulteriori agevolazioni, un attimo che prendo perché la memoria non mi aiuta, allora, praticamente abbiamo previsto nell'ipotesi in cui, tipo nell'ambito di un nucleo familiare, vi sia una persona che per oltre 6 mesi all'anno venga ricoverata in una casa di cura, in quel caso quella persona non verrà considerata per quel periodo come componente del nucleo familiare, per cui se
generalmente sono quattro persone, nel periodo in cui questa persona viene ricoverata in una casa di cura, in ospedale, non verrà considerato nell'ambito del nucleo familiare. Poi un'ulteriore agevolazione che abbiamo previsto, allora questo è quello che ho detto, mi sembra che non ci siano. Poi per rispettare magari quando andiamo a applicare le tariffe lo diremo meglio. Se ci sono domande, metto il regolamento ovviamente. Sì, volevo solo segnalare quello che pensiamo, diciamo, volevo solo segnalare che c'è un errore di partito rispetto all'articolo 35 sulle scadenze, sicuramente l'errore di partito. Poi volevo segnalare che si fa del 14 febbraio 2014, ovviamente si tratta del 2015, per il primo anno. Sì, 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 sì. E poi volevo segnalare che, per come è scritto il regolamento, credo che la gente ha una difficoltà a fare tutti questi adempimenti dentro le scadenze previste. Però, diciamo così. Quali adempimenti deve fare? Bisogna fare comunque una domanda in primo anno, per come è scritto, se non capito male, l'adempimento si fa entro giugno dell'anno prossimo o si fa... Allora, l'adempimento della dichiarazione, dichiarazione si fa entro giugno dell'anno prossimo. Anche in tempo di immaginazione? Però, in un punto scritto, nel momento in cui uno ha delle situazioni particolari, se viene prima prima applicazione, scontate tutta la tariffa. Quindi è il comune che manda la bolletta ai cittadini, sì, in base sì. Al dichiarazione? Sì, però se hai visto bene, in un punto, proprio per se un cittadino si rende conto che magari la denuncia che ha fatto in qualche maniera viene qua, fa la denuncia e viene già applicata con la tariffa. Per evitare il conguaglio, perché dopo se leggi ci sarà il conguaglio l'anno successivo, però chi si rende conto che magari può applicare un'agevolazione lo fa presente prima, perché entro la dichiarazione entro il 30 giugno, ma se uno la fa oggi non succede niente. Sì, quindi va benissimo che uno prima del 30 giugno presenti le variazioni che sono opportune. Anzi, è meglio così evitiamo di fare poi conguagli finali. Possiamo passare ai voti? Allora, favorevoli? 8 favorevoli. Voi? Contrari, 2 contrari. Allora, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è strettamente connesso a quello che ora abbiamo risposto. Votiamo l'immediata esecutività del regolamento, quindi favorevoli, tutti favorevoli. Allora, quindi il quarto punto all'ordine del giorno che riguarda l'approvazione delle tariffe per la Tari. Relaziona sempre il vice sindaco. Allora, proprio per una questione di trasparenza, abbiamo indicato tutti i coefficienti che erano previsti dalla legge e i coefficienti che noi abbiamo applicato per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Allora, la cosa che vorrei spiegare è che la norma impone che vi debba essere la copertura integrale dei costi. Noi come costi abbiamo quantificato 94.000 euro, però dobbiamo anche precisare che praticamente, faccio un esempio, la norma prevede che per dire nel caso nostro le abitazioni campagna, che stanno in campagna, dal momento che non sono servite, hanno diciamo i cassonetti che non sono messi a una distanza entro i 300 metri, hanno diritto per norma a un'agevolazione che praticamente hanno la riduzione non può essere superiore al 40%, e quindi di conseguenza
la cosa che vorrei far capire è che nel momento in cui i costi sono 94.000, il minore introito da queste agevolazioni ricadono poi nel calcolo della tariffa. Quindi per quanto riguarda le famiglie, la divisione delle categorie per quanto riguarda le utenze domestiche sono famiglie di un componente, famiglie di due componenti, famiglie di tre componenti, famiglie di quattro componenti, famiglie di cinque componenti, famiglie di sei o più componenti e non residenti nel comune di Dragone. Allora, la norma prevede un coefficiente che si chiama KA. È inutile che dico i coefficienti che sono quelli della rete. Poi c'è un coefficiente KB che è previsto minimo e massimo e noi abbiamo in qualche maniera agito su questi coefficienti per determinare le tariffe. Allora, le tariffe per le utenze domestiche sono le seguenti. Allora, per una famiglia di un componente la quota fissa è di 0,61 per metro quadro e la quota variabile per utenza è 61,40 euro. Per fare un esempio, per far capire, allora prendiamo l'ipotesi di il mio caso. Io sono famiglia monocomponente, ho una casa per dire di 100 metri quadrati. Quando andrò a calcolare la mia tari, dovrà agire in questa maniera: moltiplicare 100 metri quadrati per 0,61 che è la quota fissa per metro quadro e ai 61 euro che è uscito fuori devo aggiungere 61,40 euro che è la quota variabile per utenza, per cui io pagherò intorno ai 122,40 euro, oltre naturalmente poi c'è il 5% che è la quota che va alla provincia. Una famiglia di due componenti, e quindi per fare un raffronto, tipo nel mio caso di 122 euro, fino all'anno scorso io pagavo 1,10 euro per metro quadro, quindi pagavo 110 euro, però a questo se vado ad aggiungere che l'anno scorso pagavamo anche una quota dello 0,30 per metro quadrato che andava allo Stato, e in tutto io l'anno scorso pagavo 110 euro più 30 euro, pagavo 140 euro di tributi. Per quanto riguarda le famiglie di due componenti, invece la quota fissa è di 0,72, mentre la quota variabile è di 73,68. centesimi. Per le famiglie di tre componenti la quota fissa è di 0,81 e la quota variabile è di 94,15 euro. Per le famiglie di quattro componenti 0,88 e 106,43 la quota variabile. Famiglie di cinque componenti 0,90 per metro quadro e 118,71 per l'utenza. Famiglie di sei o più componenti 0,89 per metro quadro e 139,18 per utenza. Per i non residenti la quota fissa è 0,61 e la quota variabile è 40,93. Quindi praticamente rispetto alla quota variabile di coloro che risiedono a Dragone, che abbiamo paragonato a un componente, invece di pagare 61,40 euro, l'agevolazione è la differenza tra 61,40 euro, 40,93 euro. E oltre a questa, l'agevolazione è ulteriore perché chi risiede all'estero, ma sono quattro componenti del nucleo familiare, se noi non avremmo previsto questa agevolazione, praticamente loro avrebbero dovuto pagare la tariffa prevista per le famiglie di quattro componenti. Quindi nel caso dei residenti all'estero abbiamo previsto un'agevolazione importante legata al fatto che proprio per il principio che chi inquina paga, è giusto che una persona che magari viene a lavoro per una settimana, per 10 giorni, non paghi quanto una persona che vive per l'intero anno.
Questo per quanto riguarda le tariffe delle pezze domestiche, però ora vi vado a illustrare le agevolazioni che abbiamo previste. Allora, una è questa che ho detto per quanto riguarda i residenti all'estero. Allora, c'è da premettere che elaborare queste tariffe è stato un lavoro veramente non semplice e credo che possiamo prenderci il merito di un lavoro che veramente abbiamo cercato di fare una cosa giusta, perché applicando in maniera semplicistica, perché naturalmente non è che l'abbiamo fatto, noi abbiamo fatto in base a un programma fornito dal insomma da chi ci segue i tributi, venivano delle tariffe molto elevate, soprattutto per quanto riguarda le famiglie numerose. Di conseguenza abbiamo cercato di una soluzione che in qualche maniera ci permettesse di applicare la legge e allo stesso tempo però non pesare troppo su quelle famiglie che già erano praticamente svantaggiate per altre ragioni. Quindi abbiamo previsto, proprio considerando che in qualche maniera per le famiglie composte da almeno 4 componenti la tariffa diventa magari superiore rispetto a quella pagata negli anni passati, abbiamo previsto un'agevolazione per i nuclei familiari formati da almeno 4 componenti che versano però in situazioni di disagio economico e sociale che siano accettati dagli operatori dei servizi sociali dell'ente. In questo caso abbiamo previsto una riduzione del 50% sulla quota variabile. Poi l'ulteriore appunto, agevolazione prevista è quella che vi dicevo prima per il discorso per le unità mobiliari quindi a disposizione di uno dei componenti di nucleo familiare che non risulti naturalmente abitazione principale o pertinenza dell'abitazione principale, si applica la sola tariffa fissa corrispondente al numero dei componenti di nucleo familiare. Per quanto riguarda poi invece le tariffe relative alle utenze non domestiche, abbiamo applicato il principio è stato questo, partendo appunto dal momento che vi vorrei far capire che applicando i coefficienti così come erano, venivano appunto delle tariffe per alcuni molto basse rispetto a quelle pagate generalmente e quindi di conseguenza dal momento che il gettito che riducevamo sulla parte delle attività commerciali si andava a riversare sulle utenze domestiche, perché comunque bisogna sempre ricordare che il principio che ci deve essere la copertura al 100% dei costi di smaltimento dei rifiuti. Allora il principio di base che ci ha ispirato in qualche maniera a fare in modo di avvicinarci nelle varie simulazioni che dicevamo alla tariffa che pagavamo. Però c'erano delle difficoltà non indifferenti per quanto riguarda alcune categorie che venivano dei valori molto elevati, in modo particolare parlo del bar, del caffè, pasticceria, questo gruppo qua, e dei ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, che venivano valori elevatissimi. Allora noi il principio che abbiamo applicato e che abbiamo applicato i coefficienti dove potevamo che c'era la possibilità di variare, abbiamo applicato il coefficiente massimo e l'abbiamo aumentato del massimo che potevamo aumentare, mentre laddove c'erano difficoltà, insomma, perché le tariffe venivano molto elevate, quindi andare a far pagare, per dire, a un bar che la prima simulazione che abbiamo fatto veniva intorno ai 7 euro al metro quadrato, ci sembrava una cosa per un paese come la Comune, una cosa esagerata. Quindi abbiamo applicato un minimo che si poteva applicare.
Facendo in questa maniera credo che siano venute delle tariffe diciamo eque e che in qualche maniera naturalmente tengono conto di quelli che sono i coefficienti della norma, perché questi coefficienti sono fatti in modo tale che dicono, per dire, il bar è quello che teoricamente produce più rifiuti rispetto ad altre attività, ad un ufficio, perché comunque nel bar si vendono birre, merendine, eccetera, eccetera, quindi i rifiuti sono molto maggiori, uguale per quanto riguarda i ristoranti. Quindi vado a elencare ora le tariffe che abbiamo applicato. Allora, per i musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, la tariffa è 0,82 al metro quadrato. Vedete che è molto inferiore rispetto a quella che era la tariffa passata, perché prima le tariffe erano 2. Aree industriali 2 euro e attività artigianali e tutto il resto 1,80 euro. Quindi erano queste le tariffe in vigore precedentemente. E l'abitazione 1,10 euro, l'ho detto prima. Sì. Per quanto riguarda i distributori di carburanti, impianti sportivi, 1,18 euro. Per quanto riguarda gli stabilimenti, questo non ci interessa, stabilimenti balneari, esposizioni, autosaloni 0,82, alberghi con ristorante 2,02, alberghi senza ristorante 1,57, case di riposo 1,91, uffici, agenzie e studi professionali 1,67, banche e istituti di credito 1 euro. Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,84 euro. Edicola, farmacia, tabaccaio, licenze 1,97 euro. Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,69 euro. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,89 euro. Attività industriali con capannoni di produzione 1,36 euro. Attività artigianali di produzione e beni specifici 1,51 euro. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,94 euro. Bar, caffè, pasticceria 2,32 euro. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,79 euro. Tutte le licenze alimentari o miste 1,75 euro. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,72 euro. Discoteca, nightclub 2,01 euro. Vi faccio un esempio, proprio per far capire, e prendo come esempio le attività industriali con capannoni di produzione, che rispetto a prima pagavano 2 euro, ora pagheranno 1,36 euro. Allora, le aliquote, proprio per far capire la logica, il coefficiente KC applicato è 1,29. Per norma il coefficiente massimo è 0,86. Allora noi lo abbiamo aumentato il massimo, quindi dello 0,50 in più, applicando 1,29, che è il massimo che la legge prevede. Il coefficiente KD massimo per questa categoria è 7,53. Noi abbiamo applicato 11,30, praticamente abbiamo aumentato dello 0,50 il coefficiente 7,53. Quindi la tariffa che è uscita di 1,36 praticamente è il massimo che poteva uscire, applicando la norma. Dimentico qualcosa? Penso di... se avete qualche domanda è meglio, magari perché... Allora, sono interventi? Sì, la direzione di voto. Vedi. Legato all'innovamento, è vero che lo Stato, diciamo, il governo ha obbligato a fare alle novità le nuove tassazioni, no? La IUC, tali casi. Però quello che emerge, al di là dell'esposizione del vice sindaco, è che dagli atti di bilancio che poi andremo ad esaminare, l'ultimo anno si è applicata una tassa dei rifiuti sono in Bari,
Il comune ha incamerato 83.000 euro. La previsione che fate voi su questa tassazione, con le agevolazioni che avete illustrato e quant'altro, tutto opinabile, logicamente, il fatto il comune prevede di incassare 94.000 euro, quindi un aumento di circa il 12%. Seconda considerazione, che quindi è in linea con i vostri ragionamenti del bilancio di oggi, di aumentare la tassazione, secondo la vostra opinione, logicamente. Quindi la nostra opinione è che più che fare questi ragionamenti è andare a diminuire le spese anche su questo servizio, se possibile, secondo noi è possibile. In aggiunta a questo, che cosa dico? Dice sempre, fa un esempio su una famiglia monoreddito, mi fa bene fare l'esempio, io voglio fare l'esempio sulla mia famiglia, composta da 4 persone e da un appartamento normale di 120 quadrati. La mia tariffa passa da 115 euro a 190, 185, 188, siamo lì. Quindi, come vedete, con un aumento consistente del risorso. Chiaramente anche questo è opinabile e quant'altro, però diciamo, noi diciamo perché andiamo conto? Perché secondo noi questa norma e in questo contesto economico è assolutamente sbagliato quello che state cittadini e voi lo state facendo, secondo me, oltre a quello che voi pensate, perché la mia opinione è che l'incamenamento di questo tributo sarà superiore a quello che voi state dicendo, perché secondo me l'aumento sarà più di quello che voi prevedete, la mia opinione, la nostra opinione del gruppo. Aggiungo un altro elemento, che quella esenzione che ha mostrato il vice sindaco di messi ai servizi sociali, così scritto, è molto discrezionale. Perché voi mi insegnate che chi è dipendente, dal dipendente pubblico al dipendente Fiat, se va a fare ISEE, quello è. Se una persona invece, non so come va a dimostrare il suo disagio sociale, che oggi le famiglie sono tutti disagio sociale, la nostra opinione, di mettere ai servizi sociali una valutazione per abbattere i costi, secondo voi è sbagliato, ed è troppo discrezionale, ed è troppo vantaggioso e costringe anche troppo ai dipendenti a fare questo esame. Quindi per noi, al di là dei singoli, diciamo, del merito di aver studiato questa legge e quant'altro, però rimane di fatto un aumento della tassazione che è sbagliato, collegato con l'IMU e con la TASI, che poi parla l'IMU del bilancio, voi state facendo un salasso ai cittadini. Quindi noi, per noi è opportuno diminuire i costi, vi abbiamo dato delle strade, ma poi il bilancio che devo anche altro, perché qualcuno ci ha ridotto gli errori anche su questo, e praticamente, secondo noi, quelle agevolazioni che avete inserito, in aggiunta anche ad altre, così come giustamente il vice sindaco, riportate esattamente, sempre nella famosa legge 147, i commi anche al 659, per esempio il 660, che il vice sindaco ha citato, quindi secondo noi abbiamo fatto di più in questo senso, ma soprattutto con la riduzione della spesa. Quindi noi per questo che abbiamo dato conto al regolamento, votiamo contro a questa tassazione, perché come ho fatto l'esempio di me, potremmo dire anche la mia più numerosa, e con la difficoltà di applicare quelle esenzioni che vedete, secondo me sarà un salasso per molte famiglie. Non so se tutti siete coscienti di quello che sta avvenendo sulla tassazione, però se io ho fatto l'esempio su di me, sono due moltiplicazioni che si possono fare anche a tutti, cioè di fatto io passo da 110 euro a 188, 188. E si deve aggiungere i 30 euro che per pagare lo Stato. Anche su questo, per l'università dei cittadini, il problema qual è? Lo Stato l'anno scorso ha detto io voglio 30 centesimi al metro quadrato, il comune di Napoli, con la logica anche di quest'anno, la nostra opinione, che cosa ha fatto? A posto di farsi carico anche l'anno scorso con la riduzione della spesa e quindi come ha fatto anche qualche altro comune, assorbendo di fatto quelli di fuori che ha chiesto lo Stato, cioè per dire alla chiara, su un euro e 10 di tassazione, 80 servizi al comune e 30 servizi da lo Stato. Il comune di Napoli, in maniera legittima, ha deciso di dire no, pure 10 mi servono comunque a me, ne aggiungo 30 allo Stato. Tutte cose legittime. Allora, di fatto, il cittadino, io come voi, abbiamo pagato l'anno scorso, per colpa anche dello Stato, delle tasse in più. Tutto legittimo. Però sono delle scelte che si fanno, chiaramente, come direte, avevo più soldi da spendere, è tutto legittimo, tutto giusto. Noi però riteniamo di votare contro perché in questo contesto poi aiutare 20 famiglie e diciamo così costringere gli altri con la TASI, tale in aumento, in invariata, francamente io tra l'altro vi faccio un augurio nel senso che secondo la mia opinione poi in cassetto
molto di più quello che deve vedere tra Tasi e IMU, perché le stime di impatto sono sottostimate. Allora, io mo rispondo. Però lei, così, no, senza no, esatto, noi le abbiamo fatte le stime, per cui ti dico che forse tu nel tuo calcolo che fai dimentichi una cosa molto importante, e la cosa che mi sorprende è che la dimentica una persona che ha fatto l'amministratore per 20 anni in questo comune, quindi un po' di meno, 15, vabbè. Allora, quindi sai benissimo che nelle previsioni fatte, forse tu non ricordi quant'è la superficie, il metro quadro delle persone che stanno nelle campagne, forse tu è un particolare che non dimentichi. Allora, praticamente su questi calcoli che tu dici noi incasseremo molto di più, io ti dico invece che i calcoli sono fatti, non dico al ribasso, ma quasi. Perché le agevolazioni, io ho fatto un calcolo di tutte le persone che per metro quadro che vivono in campagna, che quindi pagheranno non la tariffa che tu che ho elencato prima, ma pagheranno il 40%. E rappresenta, senza esagerazione, almeno il 35-40% della superficie complessiva che noi abbiamo. Quindi di conseguenza, tu nel momento in cui fai, dal momento che questa, perché alla fine è un'agevolazione, anche se non è un'agevolazione prevista da noi, ma è la norma che dice che nel momento in cui non c'è una copertura completa del servizio, non li puoi far pagare più del 40%, quel mancato introito è nostro, perché tu comunque i costi li devi coprire al 100%. Fammi finire di esporre. Quindi di conseguenza, quando è che mi si dice che uno bisogna ridurre i costi? Allora, io penso che questo è un comune che in questi anni, in materia di costi, un'attenzione ce l'ha sempre avuta. E ti dico, tu non mi puoi, noi abbiamo, per quanto è stato possibile, tenuto invariate le imposte, le tasse. E considera che rispetto a quando tu eri amministratore, la discarica, si andava allora a Genosa, si pagava 100 euro a tonnellate. Ora si paga, per portare in discarica da Tella, 150 oltre IVA. Quindi di conseguenza uno con tutta la buona volontà, perché noi comunque un'opera di contenimento dei costi, che naturalmente io condivido il discorso che, e siamo i primi a farlo, che dobbiamo fare in modo di contenere i costi, quindi ci attiveremo, il nostro impegno sarà quello di fare una politica di contenimento dei costi, e i primi a beneficiarne saranno i cittadini, e su questo è tranquillo, anche perché in questo caso la copertura. Cioè, se noi spendiamo 80 per lo smaltimento, 80 pagheranno i cittadini. Io voglio dire che se il consigliere Cappiello legge la norma, cioè ha fatto capire quasi come se noi potevamo in qualche maniera non applicare in questa maniera la tariffazione. La tariffazione invece, in qualche maniera, il fatto che deve essere legato alla quantità di rifiuti che uno produce, lo dice la norma. E io ora, giusto per chiarezza, vi leggo i due articoli che disciplinano la commisurazione della tariffa. L'articolo 1,651, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile numero 158. E praticamente quei coefficienti di cui vi parlavo prima sono presi da questo decreto. Poi dice al comma 652, il comune in alternativa a quei criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio di chi inquina paga, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
dice: nelle mura della revisione del regolamento di cui al DPR 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3A, 3B, 3, che sono quelli che abbiamo citato, inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50%. Quindi noi abbiamo preso appunto i coefficienti indicati dal DPR e li abbiamo in qualche maniera ridotti o aumentati nel limite di questo 0,50 previsto dalla norma. Quindi non è che c'è una certa diciamo arbitrarietà nel modo in cui uno può determinare le tariffe della TARI, cioè la legge impone in qualche maniera di attenersi a questi criteri. Quindi quando il consigliere Gattia lo dice che in qualche maniera noi potevamo fare diversamente riducendo i costi, poi io la cosa che vorrei anche considerare è che noi stiamo qui ad approvare il bilancio il 30 settembre e purtroppo non è che sia un problema nostro, non è che il consigliere dice è colpa vostra, no. Purtroppo se in qualche maniera non avevamo le stime fornite dal Ministero dei soldi che ci avrebbe trasferito, noi il bilancio non l'avremmo potuto fare né mo e né mai. Di conseguenza ci troviamo ad approvare il bilancio il 30 settembre quando gran parte dei costi sono già spesi. Quindi anche il discorso che lei faceva, alcune soluzioni che ho date, le abbiamo suggerite, sono soluzioni che sono un po' limitanti, perché nel momento in cui uno mi dice ora, il 30 settembre, potevate ridurre, togliere quel dipendente, togliere quell'altro, ma intanto io ne ho pagati 9 mesi, quindi il risparmio sarebbe, come dice lei, sui 4 mesi. Quindi quando lei mi fa quelle, diciamo, esternazioni, dovrebbe tenere conto di questo. Quindi nel momento in cui poi lei mi fa la proposta, dice no, io potrei in qualche maniera eliminare la TARI, la TASI, mi deve dire anche in che maniera lo dovrebbe fare, insomma. Poi, per quanto riguarda il discorso dei servizi sociali, naturalmente quell'agevolazione è un'agevolazione rivolta non al discorso in maniera differenziata, perché altrimenti non avremmo il motivo per cui abbiamo fatto proprio riferimento ai servizi sociali, perché sono i nostri uffici dei servizi sociali che conoscono le condizioni di persone che sono in disagio, disagio economico e sociale. Cioè non è su di sé, perché altrimenti se facevamo il discorso dell'ISEE, qua probabilmente rientravamo gran parte della popolazione. Quindi è quello il discorso proprio di non legarlo all'ISEE, anche perché l'ISEE diciamo ha tante sfaccettature, insomma, tutti spesso ne fanno un buon uso, diciamo in maniera chiara, per cui noi l'abbiamo proprio voluto limitare l'agevolazione a persone che in qualche maniera veramente ne hanno bisogno. Sì, no. Allora, prima un attimo, consigliere Cappello, prima di passare la parola invece al consigliere Corridore, volevo solo fare una piccolissima precisazione. Quindi, intanto questa agevolazione è certificata da persone che lavorano al Comune, persone competenti che conoscono le nostre realtà, quindi i servizi sociali sapranno ben individuare le persone a cui va applicata l'agevolazione. Poi volevo sottolineare un lavoro che certosino è stato fatto a monte di questa applicazione della TARI, in particolare Anna, poi insieme a noi, abbiamo cercato di trovare il modo affinché sia pure nell'ottica di equità di chi inquina paga, non ci fosse un gap molto esteso tra una fascia e l'altra. Quindi io spero che questo si evinca. Se avessimo dovuto applicare le tariffe così come venivano fuori, come ha detto prima, dall'applicazione di un programma, ci sarebbe stata forse una grande differenza e forse alla fine non sarebbe stata proprio una cosiddetta perequazione. Voglio sottolineare che noi non a cuor leggero, pur nell'obbligo di procedere in questo modo. Pure perché è solo un'altra precisazione, poi se facciamo una,
Sai perché non la ritengo il discorso che tu fai tu? Prendi il mio esempio. Così mi rispondi. Quello che tu hai che sono già giustati penso io, di nome, nell'attuale transazione, anche negli anni passati, chi stava in campagna pagava il 30% di 1,10. Sì. Quindi aumento per le campagne, non ce n'è con la situazione attuale. Vi invito a leggere le carte, perché l'attuale ex tariffa di produzione campagna, quando si pagava il 30% della campagna, di 1,10, quindi si pagava esattamente quando, con l'agevolazione dello Stato già previsto, quindi non cambia niente. Quindi non è vero che dalle campagne ci sono meno gettito, non è vero. Era riferito alla previsione errata che pensavo che fosse fatta. Non era chiaro. Vabbè, lascia stare, quelle cose non sono chiare a me. Ma posso me lo dire? Anzi, sono registrato. Ragionando, stiamo dicendo che dalle campagne non è vero che ci sarà un mancato, diciamo, sì, esborso per questa tariffa. Perché ma già è stato detto questo. Allora, interventi. Allora, Anna, finito, possiamo passare alla la cosa che vorrei far capire, io non ho detto il fatto che la cosa che devi capire è che nel momento in cui c'è una tariffa unica per metro quadro, tu moltiplichi la superficie complessiva che c'erano, per dire c'erano 100.000 metri quadri a Rapone, moltiplicavi per 1,10 e avevi il gettito. Nel momento in cui praticamente invece c'è una riduzione del metro quadro, non è più la cosa che ti voglio far capire. La media cambia, è tutto diverso il sistema. Nel momento in cui togli a uno, tu prendi il uno che teneva la casa di 200 metri quadrati, prima pagava 210 euro, ma probabilmente pagava un terzo se teneva la... Oggi pagava. Sì, però quella agevolazione, per farti capire, quella agevolazione dello 0,40, qui i costi sono sempre 94.000 euro. Alla fine togli una parte e metti un'altra, e devono quadrare. Consigliere Corridone. Sì, prego. Sì. Io, prima di del consiglio, mi sono incontrato con il consigliere Cappiello, facciamo la prego, io non incomincerò. Cioè tu stai a posto tuo, però adesso non usando questi termini, io rispondo solo, non incomincio mai. E mi dovete dare atto che siamo al quarto punto e non ho detto una parola, quindi non ho incominciato. Devo dire che non per piacere di io devo ringraziare Anna. Ringraziare Anna e quelli che assieme a lei hanno passato molte serate qua. Lei ha passato pure qualche nottata per far coincidere i conti. Che cosa ha fatto Anna? Ha cercato di contenere i costi al massimo. Quindi quando si dice di contenere i costi, vi garantisco che si è fatto il massimo per contenere, nella somma di 93.000 euro, il costo totale della raccolta della spazzatura. Fatto questo, si è cercato con un programma studiato da chi questa materia la conosce di far coincidere il DPR, voi vi domandate perché questo è un DPR e non una legge, perché l'ha scritta il Presidente della Repubblica? Non ha niente da fare, si mette a scrivere le leggi su come va a raccogliere l'immondizia, perché l'accordo non si sarebbe mai trovato. Allora l'avvocato a sé questa funzione dice, ma lo scrivo io, tenendo conto di quello che dice l'Europa, tenendo conto di tutte le prerogative necessarie. E ha diviso il costo della raccolta in due grosse aree. Una a quota fissa in base alle dimensioni dell'immobile della casa e l'altra in base al nucleo che abita la casa. Questo a dire che cosa? Che se la stessa casa di 100 metri è abitata da una persona dovrà necessariamente pagare di meno, ma perché lo dice la legge, pagare di meno di quelli quattro persone che abitano la casa delle stesse dimensioni. Perché? Quattro persone fanno più immondizia, più rifiuti di una persona.
E quando noi passavamo quelle serate di cui vi parlavo a cercare di farlo incidere, io dicevo con Anna, dica, hai notato che le banche pagano meno del genere alimentare? E io dicevo, ma dove ci sono i soldi? Fanno pagare meno che al povero Cristo che la mattina deve aprire il negozio e aspettarsi qualcuno via. La banca inquina di meno, quindi paga di meno. Questo per dire che cosa? Una giustizia reale su questa, proprio la perfezione, non credo che possa esistere, però devo riconoscere che questa legge, se non è perfetta, ci è vicino, anche se qualcuno purtroppo pagherà di più. Ogni volta che si cercava di diminuire da una parte, il 93 lo peggiorava e bisognava aumentare dall'altra. Anna vi ha spiegato che era una testa di numeri, di articoli. In realtà che cosa ha fatto? Ve lo dico con cuore in mano. Ha fatto in modo che nessuno ridesse e che nessuno piangesse. Oh, se il consigliere Capiello ha calcolato e nessuno ha fatto il suo esempio e pagherà 40 euro in più di immondizia all'anno. Mi dispiace, io il mio non l'ho fatto, non so se pagherò di più di me. Però non credo che sia proprio questo parlare di salasso per 40 euro all'anno, di cui 9 mesi, in un anno sono 12, quindi ne restano solo 3. Sono già passati, non c'è alternativa, non si può fare niente. Tieni conto che chi sta all'estero, l'anno scorso di questi tempi, in quest'aula, quel gruppo, il gruppo rappresentato da quelle persone, diceva che non vanno pagati quelli che stanno all'estero. Ma hanno fatto una legge dove dice che devono pagare di meno e si accadono pure a quello. Ma stamattina dico, scegliete il bianco e dite che è il colore migliore, ma ditelo sempre. A secondo voi tutto è opinabile, secondo voi, ma ci sono cose da cui non si prescinde. E oggi, per la prima volta, se non mi sbaglio, per la prima volta si parte da un totale che tu devi determinare. Noi avremmo potuto fare tutto. Tommaso, perdonami se ti interrompo, però non è una legge che ha determinato il risparmio dei residenti all'estero, è una scelta politica che abbiamo fatto noi in questo bilancio, che sia chiaro. Abbiamo scelto di non far pagare la quota variabile, però esatto. Questa era anche la quota fissa è uguale a quella calcolata. Questo sì, vabbè, forse no, era giusto perché sennò si è cercato di dire chi viene a casa da buono non deve essere massacrato solo perché viene a passare 10 giorni all'anno. E se togli 10 euro a quello, perché di queste somme parliamo, ma non parliamo di centinaia di migliaia di euro, parliamo di piccole somme importanti, per carità, ma queste piccole somme sono. Se togli a quello, devi aggiungere ad altri. E cosa? E quello non è servito, deve pagare il 40%. E quello è descritto all'aereo, e quello è descritto all'aereo. Ma non le case sono più quelle vuote che quelle vie. Qualcuno deve pur pagare. Il servizio si deve fare, ma se non lo vogliamo fare. Se ognuno si vuole tenere la sua immondizia, la butta da qualche parte. Io non credo che si possa fare meglio di questo, anche se devo riconoscere che probabilmente chi ha una casa grande tiene più soldi di chi ce l'ha piccola. Quindi se andassimo in questo contesto, diciamo, tu già ti hai una casa grande, vuol dire che stai pure meglio di chi vive in una baracchella. Quello tiene 7 figli, allora da 4 figli agevoliamo queste persone che la famiglia numerosa si suppone che abbia più problemi, si suppone sicuramente più problemi di chi ha il disagio. E addirittura veniamo accusati che possiamo giostrare su questo fatto di affidarla ai servizi sociali. Fidare al servizio sociale significa proprio, non lo dico io, lo faccio dire all'assistente sociale. E in quest'aula si dice, no, voi, questo è opinabile, voi potete farlo a seconda di come vi conviene. Noi abbiamo detto, lo facciamo fare a una persona terza, qualificata, e mi viene detto il contrario. E certe cose poi, se non sono pretestuose, consigliere Capiello, aiutami a trovare un altro termine. Comunque, siccome io ho contribuito in maniera minima a trascorrere alcune serate di semana, ma che hanno contribuito in maniera maggioritaria, voto sì e invito tutto il gruppo a votare sì, perché credo, sono convinto che di meglio non ci potesse fare. Comunque io voglio chiudere che secondo me comunque a guardarla dalla tabella sembra più brutta di quanto è realmente, perché guardate che con il discorso del fatto di andare per il nucleo familiare, io dico che secondo me solo pochi avranno un aumento, che però, come diceva prima Tommaso, qua non è che parliamo di aumenti di 100 euro. Secondo me quelli che invece sono più svantaggiati
poco più svantaggiati, sono quelli che hanno magari giusto una casetta piccolina, che hanno solo la casetta. Perché nel momento in cui tu vai a mettere a Racone, la maggior parte ha la casa, al garage, al deposito, sommando la metratura, probabilmente c'è più di qualcuno che pagherà meno di quanto pagava prima, secondo la mia opinione, perché il discorso invece è che chi viene svantaggiato un pochettino e chi ha una metratura più piccola, per dire, chi ha una casa di 60 metri quadrati e ha solo quella là, probabilmente rispetto a prima pagherà quei 20 euro in più, 20-30 euro in più. Invece chi, come nella maggioranza dei casi, ha la casa, poi ha il deposito, ha il garage, magari anche un'altra abitazione così, che ce l'ha la moglie, mettendo insieme la superficie, il fatto che sia abbassata la tariffa per metro quadro, secondo me in molti casi pagheranno, se non di meno, ma come l'anno scorso, per cui alla fine sembra più grave di quanto la si vede. Poi la cosa che vorrei dire è che nel momento in cui nel contenimento dei costi, ma se noi andavamo a mettere quello che diceva la norma, gli ammortamenti, il capitale investito, il rendimento del capitale, e tizio e vai, 94.000 euro, non erano 94.000 euro, questo lo dico così. Va bene, possiamo passare ai punti? Sì, posso fare anche il secondo punto? Va bene, prego. Sì, allora, noi il gruppo vota contro queste tariffe, sì, non so come verbalizzare queste cose qui. Anche a conclusione del consiglio di consiglio, io ho detto così perché l'ultimo consiglio, chi ha assistito, non è stato un bello spettacolo, quindi ho invitato tutti da me il primo. Non mi sembra che adesso faccio un attore passivo. Sì. Non mi sembra che adesso abbia fatto intervenire questo in meglio mio, diciamo così, opinabile con tutte le altre. Votiamo contro perché riteniamo che comunque la tariffazione che si vota oggi porta a un incremento, così come certificato dagli altri presentati, da 83.000 a 94.000 euro all'interno di questa tariffa. A 94.000, quindi con un aumento di più di oltre il 10%. Dopodiché, a margine aggiungo, se la stessa cosa, Palizzi, che la contribuzione delle campagne secondo me non cambia, perché la vecchia tariffa è già del 30% di 1,10, e aggiungo che già da anni, cioè già dal 2009, quando si andava a smaltire o a Fenice o a Venosa, si pagava già da molto tempo oltre 130 euro a tonnellata. Quindi l'Inter, così mi ricordo di questo giorno. Sono del gatto, sì, sono 110. Ricordi male? Io parlo senza IVA, però ho detto 110. Così al 100%. Io ricordo. Il problema è sparare il numero inutilmente. Sì, per uno offende, io non parlo mai inutilmente. Le note inutilmente. Imprecisi. Sono imprecisi. Sono molto di testa, non è che io, non mi metto, non vado mai. Quando sono imprecisi, come vedi, non sono io. Allora, io sono... Sì, le cose sono sbagliate. Non ci sono problemi. Quando è il problema, ti vanno a casa dei cittadini. Poi sono i cittadini che vanno a casa. Da dove è il problema, se vuoi? Che tu stai dando una cattiva informazione ai cittadini. Quello è il discorso. Ma su, allora, se c'è un dato, certo che è sicuro, lo puoi dire, se no non lo dici, non lo so. Lo sai, è 110. È 130. Cioè, poi se vuoi me li fate la situazione di altri, diciamo, probabilmente. Perché hai avuto qualche problema? No, sì, hai avuto qualche problema. Io ieri pomeriggio, vedete le cazzo, sono così, non si faccia mai il fotocopio. Allora, io voglio scendere. Ma c'è una creazione di sembrava che l'avevi già fatto. Io ho queste due cose, stavo dicendo a vice sindaco, ma impedite di dire. Io volevo dire semplicemente due concetti
che per edificare la maggior del Cesino, dice che la contribuzione del ricambare, la mia opinione, che non era come è stato detto, l'opinione, è che la spesa che sostiene per lo smaltimento, già io ricordo, posso anche sbagliare, ma dubito, che già da tempo era 130 euro tonnellate che si andava a smaltire a seconda dove la provincia decideva, a Venosa o a Felice, non crescendo. Semplicemente questo dire, non sembra che il polemica questo, semplicemente dire che alcuni costi che si oggi può fare, che ci sono oggi, non c'erano neanche prima. Però hanno cercato di farti. Ma questo è il mio opinione. Ma se oggi si paga 165, Angelo Gattier, ma è più alta di 110, 120. Ma scusate, voi fate così. Scusa, perché voi nel frattempo, io voglio aprire il fatto. Abbiamo scelto di contenere i costi, perché altrimenti avremmo portato tutto a 180. Scusa, aumentate perché ha aumentato la tariffa. Allora, voi fate delle scelte, di mettere i bidoni in progetto maniera, di mandare i furgoni con la plastica, non so quanti chili di materiale dentro in giro. Voi avete fatto le scelte. Questo sono scelte di gestione. Sono scelte non gestioni, si parla di tutte opinabili e tutte legittime, che però portano un risultato. Poi quando si consegna in mutuo, consigliere, che c'è scritto tutte le percentuali dei rifiuti smaltiti, anche della raccolta di differenza, che sono i risultati. Questo è quello che penso io. Questi ce li abbiamo già. Quindi dopo chiudo un attimo io per chiarire un po', altrimenti se arrivano sono sempre... Se la differenza tra andare a scaricare a Venosa e andare a scaricare a Venosa, sì, si può dire. Voglio dire anche qual è la diversa tariffazione, perché se questo che è stata aperta questa parentesi, allora noi oggi paghiamo quanto... Ma anche lei divaga nella sua dichiarazione di voto, allora se mi consente voglio fare questa precisazione, perché è una dichiarazione di voto che ha parlato anche di altri. Voglio solo un attimo, visto che ci si interrompe, voglio chiarire qual è la tariffa che noi oggi abbiamo. Noi conferiamo presso due punti di conferimento. Uno è Venosa e lì abbiamo una tariffa molto alta che viene imposta dalla provincia. Paghiamo quasi 180 euro, incluso IVA. Quindi rispetto ai 110 di prima, fatevi un po' i conti. Poi invece con la raccolta differenziata che noi abbiamo fatto come multimateriale paghiamo invece gli 80 euro più IVA, arriviamo a circa 100 euro. Questo ci ha consentito di non aumentare ulteriormente il carico. E un'altra precisazione, noi dobbiamo coprire quest'anno perché è cambiato la modalità di calcolo della tariffa, quindi siamo passati a 94.000 euro che sono i costi da coprire. Prima non era così, si copriva solamente fino all'85%, però non c'era l'obbligo di coprire il 100% dei costi che una comunità sosteneva per i rifiuti. Io spero che sia chiaro, se non è che abbiamo deciso di passare da coprire 84 a 97, no, sono quelli i costi che abbiamo e quelli dobbiamo coprire con la tariffa TARI. Questa doverosa precisazione. Può concludere? Ci sono altri interventi? Possiamo passare ai voti. Allora, favorevoli all'approvazione della tariffa TARI, 8 favorevoli, contrari, 2 contrari. Votiamo per l'immediata esecutività, favorevoli, tutti favorevoli. Quando tutti hanno parlato, il capogruppo di maggioranza fa la dichiarazione di voto e si vota. La storia finisce lì. Allora passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Aree fabbricate da destinare alla residenza, le attività produttive e terziarie, determinazione prezzi di cessione per l'anno 2014. Come ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, viene fatto un atto di ricognizione da parte degli uffici in cui si determinano quali sono le aree da destinare alla residenza, all'attività produttiva e terziaria e si determinano i costi di cessione. Avete avuto modo di vedere nella proposta di delibera quindi quali sono i metri quadrati delle varie aree, in particolare di quelle per gli insediamenti produttivi
produttivi in area artigianale ed industriale e i vari prezzi di cessione, che sono quelli che vi erano anche lo scorso anno. Quindi in particolare, per informazione, i nuovi lotti che noi andremo a cedere prossimamente avranno un costo di 8 euro al metro quadrato. Diciamo questo in estrema sintesi. Ci sono delle osservazioni, interventi? Dichiarazione di voto. Noi votiamo contro per due motivi. Uno, perché mi segnalavo nella legge di giugno aver sbagliato lievemente il bilancio. I visti sono tutti che dall'anno scorso, ma quest'anno. Sbagliamo spesso di lavoro. Questo è il tuo nuovo supermercato, che fai? Io dico. Ma se aspetti su chi lavora, che non fa niente. Chi fa le fotocopie dell'anno scorso e le mette? No, ma che sbaglio? No, questa è una fotocopia dell'anno scorso, che mi si è dimenticato di leggere. Questa è una fotocopia dell'anno scorso, che mi si è dimenticato di leggere. Perché abbiamo tanto perché. Cioè, fate le spiritose, ma come sbagliare la scritta? Che devo fare? Devo dire che non è così, sbaglio come la legge. Due motivi. Uno, perché la delibera di giudice si svolta in consiglio, sono sbagliati i riferimenti di bilancio, alla prima pagina. Si fa riferimento al bilancio 2013. Due, perché riteniamo che la relazione fatta dall'ufficio tecnico, quando riguarda i prezzi di estropio incrementati costo di organizzazione, non è sufficientemente motivata. Nella proposta di delibera dove c'è il riferimento al bilancio? Dimmi da no, ma nella delibera, forse di delibera si fa riferimento al libro di giunta. Ho detto, sono libri di giunta, la prima pagina, ho detto che sono messe, c'è stato nemmeno. Ho visto che è il 32 del 2014, nella delibera di giunta, qui fate riferimento, ho segnato nella delibera di giunta in Spagna, però la delibera del posto di consiglio. Ma se parla di una delibera di consiglio. Tu fai la scusa, no? C'è la 31 dell'11 giugno. La 32 dell'11 settembre. Beh, sì, che dice? Allora, signora, ci dice che... Ma sta parlando di te, sta parlando della delibera di consiglio. Non so, ok, questo. Noi stiamo parlando di delibera di consiglio, chi parla di delibera di consiglio? Siccome la proposta è del consiglio. La proposta è questa, è quella lì la proposta del consiglio. Quindi se stiamo parlando di consiglio, sta parlando della delibera di giunta, sta parlando. Questa è la mia proposta di libero di consiglio. Posso dire? Non mi sono spiegato. Nella proposta che si fa al consiglio segretario, se non ricordo male, è la giunta che propone certi adempimenti, no? Non è così, signor sì. Non è così. Clicchiamo. Ma chi sta la delibera di giunta? Siccome non è tanto di giunta, no? Per il consiglio come ambiente di informazione, stanno segnalando che è sbagliata la mia pagina. Ma io sono messo, la prima pagina. La delibera di giunta. Sì, ma è del padre. No, i visti iniziali. Questa parte qui. No, non si vede. La prima pagina. E cazzo, la vediamo. Sì, la vediamo. Come diceva il segretario, si fa. Magari fossero solo questi. Essere contro per un errore formale si può tanto. Se pure ci fosse. Poi c'è la seconda parte, la stima, la valutazione che ha fatto l'ufficio tecnico, secondo me, non è assolutamente motivata per la parte che riguarda l'area industriale. Non è motivato per la definizione del prezzo. Così, è sempre motivato. No, se uno legge e lo dice che dice queste tariffe. Vabbè, no, tu hai detto che vuoi contro per quello. No, la seconda parte, la seconda parte, Vabbè, la valutazione che faccio, la seconda parte, Sì, sì.
Ma dove? Detto due. Ok, ma vabbè, ma la prima è vero formale, la seconda delle aree, ok, questa è la dichiarazione di voto. Questo sta dicendo lì, no? Sto dicendo quello che lei ha verbalizzato. Segretario, dove fa l'interno? Dove fa? Sono un segretario, sono per parte, se mi abbiamo insegnato. Se fa un tipo, se vuoi tu... Allora, perché noi veniamo spesso in regola. No, non mi abbiamo capito. Non fa permesso, se non devo farlo più, lo dici. No, no, non figurati. Ma magari fossero tutti questi di errori. Sì, allora, quindi questa è la dichiarazione di voto. Io volevo solo precisare che, tra l'altro mi sembra strano che faccia presente il consigliere Cappiello, questo è il format che è stato sempre presente qui per questa deliberazione, credo da almeno 15 anni, era lo stesso format. A questo noi abbiamo aggiunto il costo delle aree di insediamenti industriali, che è di parte depositata all'ufficio tecnico, forse non è allegata, però il costo che abbiamo messo per i nuovi insediamenti che abbiamo contenuto al minimo, che è di 8 euro, mentre quelli di prima erano a 6,20 euro e 4,65 per la zona a Santo Stefano, questa volta degli 8 euro invece è motivato, non è, voglio far capire che non è un numero che ci siamo inventati, ma tiene conto dei costi delle urbanizzazioni e dei costi di gestione delle aree. E noi abbiamo fatto davvero le alchimie per riuscire a mantenerlo al costo minimo, perché il nostro intento è quello di agevolare quanto più possibile l'insediamento nella nostra area industriale. Quindi, rispetto a costi che hanno aree industriali limitrofe pari a 25 euro al metro quadrato, questi sono dati, il nostro pari a 8 euro, non viene fuori, viene fuori da un calcolo che, ripeto, tiene conto dei costi di esproprio e dei costi di urbanizzazione. Detto questo, possiamo passare ai voti. Favorevoli? 8 favorevoli, contrari, 2 contrari. Votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli, 8 favorevoli, 10 favorevoli, tutti favorevoli. Allora, passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e dall'elenco annuale 2014. Allora, ogni anno prima dell'approvazione del bilancio di previsione deve essere approvato il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale che riporta le opere pubbliche che si vogliono realizzare quest'anno. Questo atto viene predisposto secondo degli schemi che vengono dati dal Ministero e viene approvato già prima in giunta sia il triennale che l'annuale, e dopodiché deve essere affisso per 60 giorni e viene approvato prima del bilancio di previsione. Brevemente vorrei riportarvi quali sono i progetti che sono riportati nell'elenco annuale, precisando che nell'elenco annuale vanno riportati quelli di cui si ha già la copertura economica, quelli di cui abbiamo già una progettazione che può andare dallo studio di fattibilità a quello esecutivo. In particolare ne abbiamo 3 per quest'anno 2014, che a breve andranno in appalto. Allora, abbiamo 462.957 euro per l'intervento di recupero della scuola Gianni Coppe, che verrà destinato al centro di educazione rurale ed ambientale. E su questo, quindi, abbiamo già il progetto definitivo. Poi abbiamo il programma PIOT
di 209.000 euro e 300. Questo abbiamo già approvato il progetto esecutivo e quindi questo andrà anch'esso a breve in appalto, che prevede la realizzazione di una pista ciclabile o sentiero naturalistico che parte dalla fine di via Mazzini e si collega con Piazza Unità d'Italia. Poi abbiamo un ulteriore finanziamento di 200.000 euro che riguarda la messa in sicurezza e l'adeguamento anche da un punto di vista energetico della scuola a via Manzoni. Questo per quanto riguarda l'elenco annuale, quelli che sono immediatamente esecutivi, che ripeto sono già dotati di copertura economica. Poi li abbiamo messo nel secondo anno e nel terzo anno. Ve li elenco brevemente, sono quelli per cui tra l'altro noi abbiamo già chiesto i finanziamenti, però siamo in attesa poi del riscontro perché ci consentirà di inserirli nell'elenco annuale. Ovviamente tra l'altro la norma dice che se un'opera non è inserita nell'elenco annuale non può essere nemmeno realizzata, quindi questo passaggio è proprio propedeutico. Allora abbiamo inserito nel secondo anno, quindi nel 2015, la realizzazione del consolidamento della frana al cimitero, poi i lavori di ristrutturazione in piazza 20 settembre e il completamento dell'anello stradale del centro storico, quello che va da Capo Casale a via Mazzini, la realizzazione di un parcheggio multipiano qui a fianco al comune, i lavori di recupero del casino Tomasulo e poi nel terzo anno un accordo di programma, un grande investimento che se ci riesce ci porterà un notevolissimo e importante finanziamento, tant'è che l'abbiamo quantificato in 3.800.000 e prevede una serie di interventi che poi magari vi spiegherò meglio anche nell'illustrazione delle linee programmatiche di mandato, l'albergo diffuso e poi un altro intervento al quale teniamo moltissimo, che probabilmente ci riuscirà davvero in questo 2015, è quello della realizzazione dell'acquedotto rurale in contrada Mancusi, perché sarà attiva un'altra misura della regione sull'agricoltura e credo che noi siamo in condizioni di operare, visto che abbiamo chiuso gli altri due interventi, quindi potremo essere tra quelli virtuosi. E poi un ulteriore intervento è quello della realizzazione di una superficie sull'area del vecchio campo sportivo. Allora, questi sono i... vi ho spiegato qual è in sintesi vi ho descritto l'elenco annuale e il triennale. Se ci sono richieste di chiarimento oppure c'è la dichiarazione di voto. Ci vuole possibile non diciamo se non commentare consigliere senza minuti. Dovendo notare questo numero delle giorni, no? Ho preso le diritti di consiglio, sono, diciamo così, negli ultimi tre anni che riguarda l'attuazione del piano triennale, così nel caso questi 2011, che riguardava quindi 2000, per esempio 2012 e 13. Nel 2012 era scritto esattamente alcune cose che sono scritte anche oggi, che nel 2012 si doveva fare per esempio il rifacimento della realizzazione del costo principale 1.200.000 euro, la realizzazione parcheggi 700.000 euro, completamento anello stradale collegamento centro abitato 1.000.000 euro, la realizzazione pista ciclabile 600.000 euro, di qualificazione del vecchio cimitero 200.000 euro, 2012. 2013, acquisizione, recupero, fabbricati e centro abitato 1.500.000 euro, infrastrutture aree PIP 800.000 euro, no scusami, incubatore di impresa aree PIP 800.000 euro, progetto di realizzazione piscina comunale 500.000 euro, questo si scriveva nel, diciamo, la delibera. No, ecco, sento che davanti del Fare una riflessione così. Sono l'unico che sono ufficiale dello Stato. Questo praticamente si approvava il 30 giugno del 2011. Quindi ci sono vari modi di fare la programmazione. Io da cittadino di Napoli mi auguro che si facciano un sacco di opere, che sia che non sono contro le opere.
non ci fa niente altro. Ragionamenti per una cosa e fare. Però non c'è un'inaugurazione, loro offrono non ti presenti. Perché ci sono presenti? Poi sono io che soprattutto se mi inviti per fare fatto un'altra. Ah sì, come hai servito? Però se mi fate almeno solo una volta. Se no, scusa. Ma senza. Quindi il ragionamento è che il piano triennale, il piano nuovo, il piano triennale, è vero che si può fare così, per è vero che ci sono anche altri metodi, che c'è gente che per prudenza iscrive in bilancio solamente quando ha un ingresso, un'entrata certa. Ma quello che è stato predisposto oggi è un piano nuovo triennale assolutamente legittimo, solamente questo senso. Se è chiaro, non vuole essere preteso. Noi abbiamo solo la preoccupazione, che è un libro dei soldi che si ripete negli anni, io per mancanza non ho letto il 2012. Puoi andare solo due anni più indietro, poi ti parlo io dei soldi. Il ragionamento è che una cosa è fare diciamo, il piano triennale dei soldi è una cosa ingaggiata nel paese. C'è una cosa interessante del tempo, capire quali sono le grandi opere nuove fatte negli ultimi 5 anni, le grandi novità. Ma sta togliere le patate agli occhi. Bisogna fare una riflessione sulla minima nozza in questo caso, giusto? Bisogna fare una riflessione su paese da terra concreta, non solamente diciamo su quello che fa. Il nostro paese negli anni, quanto la grande concorrenza di voi, credo veramente le patate sono togliere, tutti le dobbiamo togliere. Cioè, non lo so, per discutere della viabilità, degli anni di inserimento attivo, quali non piacciono state negli ultimi 5 anni? Vediamo, qualcuno, facciamo un controllo su questo. Non mi risulta che negli ultimi 5 anni ci sia stata una assegnazione di vario artigianale, non ci sia stata una assegnazione di vario industriale, non ci sia stato aumento di attività produttive nel nostro paese. Quindi, tutte queste ragioni di marchio. Poi, se voi volete tirarmi nella discussione a dire se si abbellisce una piazza è sbagliato, è difficile trovare, diciamo, le mie persone e il mio gruppo che dicono queste cose. Quindi bisogna però guardare avanti. Potrei parlare della viabilità, come siamo tutti in questo periodo, vi invito a fare riflessione di uscire fuori dal nostro paese. Ci sono programmazioni sulla viabilità che sono assolutamente indirizzate in altre parti della nostra provincia, basta andare a leggere gli atti dell'attuale provincia e anche della regione. Sta parlando dell'elenco annuale nostro? Noi sta facendo politica di carattere regionale? Vogliamo parlare della potenza mezzo, qualcosa? C'è una battaglia comune? Sto parlando. No, visto che sta parlando della regione. Se mi invito nel passato a parlare anche di questi punti, ma visto che tu richiami sempre a tenersi argomento, se noi apriamo il dibattito, non se dobbiamo parlare della viabilità di Rio Negro o della provinciale, insomma. Allora, stavo semplicemente per dire che l'attuale piano è un libro dei sogni, probabilmente, poi mi costringe delle cose che non voglio dire, però il ragionamento che stiamo tentando di fare è che non è solo parlare di queste opere, bisogna avere una visione molto più ampia. E quando si parla di opere pubbliche, non tutti non ci dobbiamo chiudere gli occhi, compreso io, ma tutti. Quindi non è il tema di criticare il lavoro fatto, il tema è di guardare sempre avanti, e su questo bisogna lanciare la sfida. Io vi ho fatto alcuni esempi, per chiudere perché ci tengo a dirlo, sulla viabilità non è solo stare nel quadro della visione aggiustata, questo è sempre stato fatto. Il problema è che è una preoccupazione che ho da cittadini di Lavone, vi invito a riflettere sulla viabilità che riguarda il nostro territorio, ma che riguarda alla zona, che è ridotto in uno stato disastroso e non ci sono prospettive imminenti di intervento. Credo che se uno dice questo nell'ambito delle attività di opere pubbliche, non dico una sciocchezza. Perché se dobbiamo aspettare, così è. Se noi non solleciamo la provincia, dubito che avesse più guardato. L'abbiamo fatto nel ruolo che sicuramente l'ho fatto e questo che avremo anche delle risposte. Ma questo mi ci invita, visto che abbiamo fatto io ne parlerò anche di questo dopo. Va bene, quindi vuol dire l'argomento. Parliamo della potenza medica. Quindi l'argomento, vuol dire che perché se anche voi siete preoccupati, dire la mia preoccupazione è giusta. Volevo aggiungere solo ruolo. No, sì, non è che non è impertinente. Impertinente. E fuori argomento. Allora, stavo combinando. La dichiarazione di voto sull'elenco annuale triennale del comune di Lavoro. Allora, la viabilità di cui sto parlando, di quella anche il mio territorio.
e uno che ci viaggia ogni giorno ha un'attenzione maggiore. Quindi concludendo, dico, ho fatto un esempio che riguarda la provincia e vi invito quindi a parlare della Comunica Pagano, della Comunica Stagnando, non parlare di questo. Questo che non lo menzioniamo? Siamo nel nostro territorio che hanno riguardato invece aperture importanti che si aspettavano da lustri. Di queste cose non ne parliamo. Vogliamo parlare della potenza medica e della provinciale che è stata oggetto dei semafori, eccetera, ritorniamo a fare campagna elettorale. Ecco, e poi ritorniamo all'onestà e alla verità. Ma di questo parlerò dopo. Prego, ho finito l'intervento. Scusa, la dichiarazione di voto. Sì, ho votato contro per i motivi che ha messo. Al consigliere Comitore. Perché la consigliere Cappiello dice sono andati indietro nel 2011, mi pare, ma sono sbagliato. Ad esempio, può andare indietro un po' di più, perché quando lui faceva questi adempimenti da sindaco, non per quell'anno, 9 anni, non esageriamo, e poi andiamo a nozze, aumentiamo pure. Quando lui faceva questo, io gli contestavo quello che chiamavo la strada delle stelle. Perché il consigliere Cappiello scriveva di quella strada che va dalla Buona Cassa. No, chi viene d'una la vince. 1997. Eh sì, non è che no, male. Era il 1997 che il Comune di Ravone aveva un finanziamento di 150 milioni. E il consigliere Cappiello l'ha vinta, certo, cioè, non l'ha fatta lui da sindaco, la strada l'hanno fatta altri sindaci. Però si è fatta. E noi oggi scriviamo il libro dei sogni con la speranza che se non ci riusciamo noi, qualche altro sindaco le possa andare. Quindi io invito il gruppo a votare sì. Che legittimo, che sa patrona su? Allora io vi devo fare delle sanzioni d'obbligo. Quando un'opera è stata completata, non viene più inserita nell'elenco annuale. Cioè un'opera che è stata solo iniziata, non viene più inserita. Quindi tutto quello che abbiamo detto e mi vuole far tornare il consigliere Cappiello alla campagna elettorale, se non a caso ha avuto un esito diverso da quello sperato dalla controparte. Il titolo Non solo fiori credo che sia stato esplicativo, si continua a insistere su questa cosa. E mi suggeriva il consigliere Corridore, torniamo indietro. E quando erano gli anni del 2005-2006, io parlavo da quei banchi là, dall'opposizione, a quell'amministrazione. Quello che contestavo quando si parlava dell'elenco annuale del triennale è che era vuoto. Vuoto! Ma io dicevo, quindi andiamo davvero indietro, e dicevo, ma com'è possibile almeno avere una visione su quello che si vuole fare? Perché noi con questa visione siamo riusciti a fare tante opere, comprese queste strade che ho detto ora, compreso la casa per anziani che partirà, compreso tanto altro che abbiamo già illustrato e non mi voglio soffermare. Quelle che ci sono nell'elenco annuale, perché non hai letto quelle che ci sono nell'elenco annuale? Perché sono opere che sono state realizzate. Perché lo ripeto, per essere inserite nell'elenco annuale hanno la copertura economica e sono realizzate però in maniera anche maldestra, devo dire, ma in maniera tesa ad occultare poi qual è effettivamente la realtà, non si dice, perché nell'elenco annuale, che so, è un elenco diverso quest'anno da quelli precedenti, ci sono anche opere che guarda caso sono state completate, che riguardano opere nelle campagne, che riguardano opere nel paese, che riguardano opere che si stanno completando che non sono inserite in questo elenco. Per quanto riguarda il libro dei sogni, se si può dire che è consolidare il cimitero un libro dei sogni, allora io rimango ancora una volta esterrefatta e noi, l'ho detto anche l'altra volta, che la scorsa volta l'ho detto noi, probabilmente, e non voglio parlare senza averne certezza, ma riusciremo ad avere un bel finanziamento per il cimitero, non è il libro dei sogni. Il rifacimento della piazza 20 settembre, compreso tutto il collegamento con la strada che con la scala scende qui sul Corso Umberto,
Perché non l'abbiamo inserita nell'elenco annuale? C'è già la copertura economica, non è un libro dei sogni, c'è la copertura e i lavori partiranno. Perché ancora non abbiamo approvato lo studio di fattibilità? Allora ci sono degli elementi procedimentali che non ci consentono di inserirlo nell'elenco annuale, dove credo che tutti abbiano imparato che vanno inserite le opere che hanno determinati requisiti. Quindi, e siamo al secondo anno, non ci sono. Realizzazione dei parcheggi, ho sempre detto che la realizzazione dei parcheggi, così come l'anello di collegamento, è strettamente connesso al parco eolico. Il parco eolico ha avuto l'autorizzazione unica e sta seguendo gli ulteriori procedimenti, quindi probabilmente lo vedremo nel 2015. Non sono libri dei sogni, quindi sono opere per cui abbiamo chiesto finanziamenti. Il problema forse era 7, 8, 10 anni fa, quando questo piano era pronto. Quindi, fatta questa doverosa precisazione, io chiederei di passare ai voti. Favorevoli? 8 favorevoli, contrari, 2 contrari. Votiamo per l'immediata esecutività, tutti favorevoli. Allora, passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, approvazione piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di pertinenza comunale. Anche questa è una delibera che si approva prima del bilancio di previsioni ogni anno, in cui vanno inseriti gli immobili che l'ente vuole valorizzare, mi spiego, che devono essere nella disponibilità dell'ente per passaggi successivi, anche di riqualificazione. Quest'anno noi abbiamo inserito il Casino Tomasulo. Il Casino Tomasulo l'abbiamo inserito anche, come vi ho detto, nel piano triennale e ci stiamo avvicinando a una possibilità seria di finanziamento. Però il Casino Tomasulo ad oggi non è ancora nella nostra disponibilità, nel senso che è ancora intestato ai vecchi proprietari. Quindi vanno fatti i passaggi necessari anche per gli atti di trascrizione. Fatto questo, si potrà procedere poi alle fasi successive, quindi all'intervento sul Casino Tomasulo. Quindi è a questo che serve il piano di valorizzazione. Bene, ci sono interventi? Se ti faccio chiudere il dibattito, se devo segnalare. Sì. Quasi dici siamo più tranquilli. Si dice qui nell'illustrazione che si parla di aree, che si parla di immobili delle aree inserimenti produttive. Invece Tomasulo sta, come dice l'ufficio del personale di Roma. Poi sul valore non ci sono notizie, poi potremo, non per colpa nostra. Alla prima pagina della delibera si è dato atto che si parla di un immobile che fa parte dell'area PIP. Nella seconda di giunta, dove scontato questo fatto qui. Nella proposta. Ah, sì. Sì. Allora possiamo passare della valutazione del valore di stima, facciamo. 36.000 euro, c'è un errore nella legge. Io segnalo, quando non mi trovo il banco, non è interessa, segnalo se mi sono errore nella. Cioè parla di immobili dell'area produttiva a pagare misura di titolo, non è che l'errore di battitura, è sostanziale, però non no, no. Stiamo parlando della delibera di consiglio, in cui penso che si dica chiaramente che la valutazione. Questa delibera di giunta era legata al bilancio, cioè, non è che era legata al bilancio. Ho capito che è predisposto. Anche quello di stile. Questo è proprietario del bilancio. Questo è la carta di bilancio. Sì. Vabbè, ma se voi la leghiamo. Allora, possiamo. Non motivata. Scarsamente motivata. La stima.
possiamo passare ai voti. Favorevoli? 8 favorevoli, contrari, 2 contrari, votiamo per l'immediata esecutività, tutti favorevoli. Allora, ottavo punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione 2014, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014-2016, esame d'approvazione, relazione del vice sindaco. Io di questo bilancio vorrei più che soffermarmi sui particolari, dire un po' a livello generale. È stato un bilancio un bilancio non semplice da fare, per una serie di ragioni. Allora, innanzitutto abbiamo avuto un incremento di costi. Un incremento di costi che, come abbiamo detto già in diverse occasioni, sono determinati da una serie di ragioni come il rientro di un dipendente. Poi un'altra cosa importante è legata al fatto che, a differenza di quello che diceva prima il vice sindaco, il consigliere Cappiello, noi in qualche maniera secondo me facciamo un'attività di programmazione legata al fatto di promuovere iniziative in questo paese, e naturalmente questo ha anche dei riflessi sul bilancio, e tra questo vi è il discorso del mutuo che abbiamo fatto per la casa degli anziani e che incide su questo bilancio per intorno a 20.000 euro, per cui c'è stato un incremento della rata dei mutui. Poi una serie di scelte che in qualche maniera noi penso che siamo fieri, non abbiamo voluto in qualche maniera tagliare una serie di servizi perché li riteniamo essenziali per la nostra comunità, e parlo magari per quanto riguarda l'attenzione per gli anziani, quindi continuare a fare il corso per gli anziani, continuare a tenere vivo il nostro paese per quel che è possibile per quanto riguarda la gestione dei centri sportivi, quindi continuando a dare le strutture che abbiamo alle varie associazioni. Di conseguenza abbiamo tagliato laddove era possibile tagliare, quindi abbiamo effettuato tutti i tagli per contenere al minimo l'aumento delle tasse. Per cui noi a livello di incremento delle tasse, e voglio precisarlo in questo bilancio, l'abbiamo fatto esclusivamente, e lo ribadisco, con la TASI, perché lì è stata fatta una scelta di grossa equità fiscale rispetto a quello che anche questa minoranza ha scritto sui vari cartelloni che ha messo per il Paese, perché io ritengo che ora, vedendo un po' tutte le scelte dei vari comuni, il fatto di aver istituito la TASI e in qualche maniera aver caricato il carico fiscale sulle abitazioni principali, secondo me è stata una scelta molto equa da un punto di vista fiscale, cosa che molti altri comuni non hanno fatto, anche perché spesso non hanno potuto fare. Si è parlato in questo periodo del fatto che la maggior parte, che molti comuni avessero azzerato la TASI, a differenza di Rapone. Dal momento che io sono una che non mi piace fidarmi di quello che si legge sui giornali, perché l'avevo letto anche sul giornale, sono andata a prendermi la delibera del comune di Melfi, e dalla delibera del comune di Melfi si evince in maniera chiara che non è che il comune di Melfi ha azzerato la TASI, ma il comune di Melfi ha fatto un'operazione che è veramente da manovale quello che ha fatto, perché il comune di Melfi aveva già le aliquote dell'IMU al massimo, per cui le attività industriali pagavano già il 10,6 per mille, le altre abitazioni pagavano il 10 per mille,
le diciamo, abitazioni di lusso pagavano il 4 per 1000 e naturalmente c'era la discussione dell'IMU per l'abitazione principale per legge. Allora, il Comune di Melfi che ha fatto praticamente per riuscire ad aumentare di uno 0,8 per 1000 ulteriore sui fabbricati industriali, perché facendosi un calcolo aveva visto che poteva incamerare 500.000 euro, ha messo, e quindi non è che non l'ha messa, ha messo la TASI sull'abitazione principale al 2 per 1000, prevedendo detrazioni, perché la norma dice nel momento in cui io metto, e lo motiva proprio nella delibera, nel momento in cui io metto la detrazione sulle abitazioni principali posso aumentare di un ulteriore 0,8 rispetto a quello che è il massimo, per cui lì le attività industriali pagano l'11,4 per 1000. Allora io penso che noi abbiamo fatto una scelta che secondo me è una scelta che forse da un punto di vista politico può essere impopolare, nel senso che avremmo potuto in qualche maniera tassare altre categorie, ma alla fine purtroppo a ragione altre categorie, parliamoci chiaro, non ne abbiamo, quindi non abbiamo questa, se non poche categorie. Potevamo fare altre scelte, ma considerando che penso invece che sia più giusto in qualche maniera tassare chi non pagava l'IMU, perché l'IMU colpisce, diciamo, la proprietà immobiliare che non la pagava, e comunque prevedendo appunto un gettito di 35.000 euro, quindi il nostro incremento, diciamo, delle tasse da questo bilancio è di 35.000 euro, perché l'incremento di circa 11.000 euro derivante dal gettito della TARI non è un aumento che abbiamo scelto, e ribadisco, abbiamo scelto noi, ma è la legge che impone la copertura integrale dei costi, per cui se fino all'anno scorso e anche negli anni passati in qualche maniera i costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti era quello, noi dovevamo coprire quell'importo, e ribadisco, noi in qualche maniera abbiamo contenuto di molto il costo del servizio di smaltimento. Che cosa dirvi in più sul bilancio? Se ci sono domande forse è più semplice relazionare. Quindi vi dico che in qualche maniera abbiamo fatto un bilancio che è andato veramente a limare tutte quelle spese che potevamo limare, perché diventa davvero difficile riuscire a contenere le spese di un comune quando oltre il 90, perché dico il 90 non è una saturazione, delle spese sono fisse, perché circa 500.000 euro sono spese di dipendenti, poi ci sono le spese della pubblica illuminazione, le spese di tutti i vari servizi, i mutui. Quindi alla fine noi la possibilità di limare le spese è veramente irrisoria. Naturalmente, come dicevamo in altre occasioni, sarà il nostro impegno cercare di a questo punto di riguardare un po' tutte le nostre politiche per quanto riguarda il contenimento dei costi. Io mi riferisco in modo particolare alla pubblica illuminazione, di verificare tutte le possibilità per ridurre i costi della pubblica illuminazione, che è quello che, diciamo, incide considerevolmente sul bilancio del comune di Rapone, di rivedere il... No, ma infatti il discorso dei consumi è legato al fatto che rispetto a prima abbiamo naturalmente ampliato il servizio, ma questo appunto l'abbiamo premesso, noi abbiamo fatto la scelta di migliorare i servizi in questo comune. E quindi se il miglioramento, e penso che sia un discorso, comporta un piccolo sacrificio, perché si chiede un piccolo sacrificio ai nostri concittadini, penso che questo sacrificio è ben ripagato.
Vorrei anche dire un'altra cosa. Noi, tra le altre scelte che sono state fatte, perché io veramente ieri sera pensavo un po' al... mi sono andata a prendere un po' il consuntivo del 2008, quindi dico, fammi vedere insomma com'era un po' la situazione prima di noi. Non volevo magari avere sorprese che magari avevo dimenticato. E effettivamente io ho visto quello che vi, cioè nel nostro bilancio, confrontandolo a quello di prima, ho notato proprio quello che ora vi ho detto. Noi abbiamo, per farvi un esempio, tipo c'è un titolo di spesa che è quello della segreteria generale, che è tutta la parte che riguarda le spese del segretario, si spendeva allora 164.000 euro, e noi siamo l'abbiamo portato a 55.000 euro siamo per questo capitolo di spesa. Quindi diciamo che noi a livello di contenimento di spese su cui potevamo agire lo abbiamo fatto. Poi vedevo anche a livello di tutti i punti in cui in qualche maniera abbiamo incrementato un po' i costi, riguarda tutto ciò che riguarda i servizi sociali, quindi assistenza agli anziani, per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda lo sport, che evidenzia come il nostro bilancio effettivamente si muove nella direzione di offrire dei servizi ai cittadini. Questo. Se ci sono interventi. Sì, poi facciamo direttamente la dichiarazione di voto così stendiamo i toni. Ma noi parliamo conto del bilancio per tanti motivi. Uno perché non per colpa vostra, insomma, voglio dire in maniera chiara, si va ad approvare un bilancio di previsione al 30 di settembre, quindi è difficile fare un bilancio di previsione quando la spesa è già stata sostenuta. E io voglio dire in maniera chiara che secondo me in alcuni casi, come ho già detto l'altra volta, non so se è stata corretta sostenere in maniera la spesa, perché la spesa va fatta quando le entrate sono certe, però è un'opinione, diciamo così. Che devo scrivere? No, no, poi le dico, sì, poi le dico. Quindi quando diciamo le entrate sono certe, si può spendere, altrimenti non so come si fanno andare per esempio gli incarichi di posizione organizzativa senza approvare il bilancio, senza avere la certezza delle coperture. In tutti i casi la nostra filosofia di gruppo è sempre la stessa, cioè in questo caso il comune deve fare ogni sforzo per ridurre la spesa e non per aumentare le tasse. Questo da che cosa è fondato questa opinione? Una, perché le posizioni organizzative, che è un fatto discrezionale non obbligatorio, lo prevede la legge, l'ho già detto in base di applicazione della TRASI, che lo ribadisco oggi, e devo dire la verità, il manifesto l'ho sbagliato, perché l'ufficio di ragioneria una mattina mi ha dato l'indicazione che la spesa per le posizioni organizzative era di 12.000 euro. Invece dalla tabella che avete allegato al bilancio in maniera corretta, firmata sempre dallo stesso ragioniere del comune, facendo semplicemente una somma, mi fa capire che la spesa per le posizioni organizzative, compreso in detto il risultato, è di 18.800 euro all'anno per tre dipendenti. E scusa la vostra segretaria, è a parte. C'è scritto sulla scheda, se ne vedo me, non lo so. Come sulla scheda c'è scritto. Quindi, diciamo così, l'eventuale. Eventuale che ci sta. Sì, però guarda, io non accetto interruzioni. Mi deve devo fare, lei dice no, quello che vuoi. Sì, sì. Sì, le preciso, scusa, c'è scritto, se l'avete scritto voi, c'è scritto anche il tuo nome, hanno sbagliato a scrivere. Sì, ma non c'è interruzione. No, non ho citato i 18.800 euro. Sono per i tre dipendenti, senza il segreto. Quindi l'eventuale riduzione di spesa del bilancio non era di 12.000 euro come scritto sul manifesto, ho sbagliato, ma era di 18.800 euro, solo per questo. Secondo elemento di riflessione, mi dispiace per dire, vice sindaco, però dagli atti del bilancio emerge che la tassazione aumenta dall'ultimo bilancio consolidato da 81.627,65 a 136.000 euro. Quindi, se la matematica non è un'opinione, l'aumento di questi introiti è ben più consistente di quelli che dite. Ma probabilmente mi sbaglio, io sono contento.
Io, quanto c'è scritto a tassi? C'è scritto 35.000 euro. Ma cioè, noi stiamo parlando di quelle. Io questo quando vi aggiungo il sito, poi parlo della tassazione complessiva. C'è scritto nel riepilogo del bilancio. Che se in maggio che voi lo mettete sul sito, così i cittadini sotto fanno leggere e indicherò anche la pagina dove c'è scritto questo. La tassazione tra i cittadini passa da 81.627,65 a 136.000 euro. Punto. Poi ci sono altre scelte che in maniera legittima chi amministra fa, che amministra fa, ovvio. Però per esempio noi abbiamo fatto cose diverse, anche questo è altrettanto legittimo. Perché per esempio noi, non so se è giusto, che chi ha i figli allo scuola dell'obbligo e quindi usufruisce dei servizi scolastici, contribuisce, nonostante il contributo della regione, per oltre il 50% della spesa. Chi utilizza gli impianti sportivi contribuisce solo il 25%. Forse perché gli impianti sportivi sono più giusti da utilizzare rispetto a chi utilizza la mensa. Questo c'è scritto nella vostra delibera di giunta che avete fatto, non mi sono detto. E la contribuzione di chi utilizza i locali è del 61%. Queste sono tutte cose legittime, sottolineo. Però sono scelte che si fanno, opinabili, le nostre opinioni che sono sbagliate, perché chi va a scuola dell'obbligo, al di là dei dettagli, deve contribuire il minimo possibile, è un'opinione. Un'ultima notazione, per essere, diciamo, veramente sintetici e non alimentare la polemica di ultima, sul bilancio pluriennale che si approva la stessa delibera ci sono una serie di ragioni, ne cito due per caso. Uno che nelle entrate voi portate in entrate per tre anni quello delle percepite al Ministero di Michele Sacino, poi Michele Sacino abbiamo nominato troppe volte, è dipendente del comune, nel 2015-2016 il Ministero non ci deve dare niente. Come si approvano anche questi atti, noi non vogliamo responsabilità nel bilancio pluriennale. E poi per dire altre cose, ho voluto citare questo a modo di esempio, ma ci sono anche tante altre imperfezioni. Un'ultima cosa. Dille però, perché io faccio consiglio comunale, non è che faccio l'impiegato del comune, per legge ne andiamo a ricaricare. Sbagliato, se voi fate cazzate, scusa. Sì, sai che io poi vado, ma la ma ha ragione, mica lui. Chi mi deve? Lui ha tolto tempo al suo lavoro per correggere. Un ultimo messaggio, se chiama, non lo per polemica. Giusto perché altrimenti la gente che ascolta dice, quello parla senza leggere carte. Un difetto che tra i tanti difetti che tengo è che mi leggo qualche carta. Non so quanti consigli lo fanno, però io mi leggo. Qualcuno lo fa? No, ma scusa, io perché ogni volta che parlo io scusa, e non mi piace, no, mi dice sempre non offendete, però lui le butta. Poi, scusa, le butte sono anche cose. Ma posso fare una cosa? Posso fare una cosa? Scusa, posso dire però lui le butta. Scusa, a posto di dire che avete filmato carte sbagliate, voi preoccupatevi di quello che dite. Sono errori formali, perché se siete tutti. Con il segretario, vabbè, dopo me, va bene. Il bilancio di previsione 2015 che prevede l'importo le pagine esercitate al ministero che dipende dal comune e le loro formate. Ma lei, cioè, non lo so dove state, segretario, non lo so. Cioè, allora, qual è le cose? Non lo so come ragione, segretario. Ma non ho capito, non ho finito lì, ho capito. Però mi parla anche che ogni volta quasi deriso quello che uno dice. No, dico a me in genere, di quello che dici come consigliere, ho capito che niente. Non lo so. Non me ne devo fregare perché non si spetta a me. Ok, quindi diciamo, per chiudere la partita, un'ultima notazione, ma senza solo problemi con le gira queste giochi, io non sono per. Le ho notate, le dico, rispetto a se non dice sentite, domani lei se ne accorge. Che cosa mi dici? Che credi non se ne accorge? Non le ok, e ci sono tante altre. Ci sono tante altre imperfezioni. Non può dire tu. Ci sono tante altre imperfezioni nel bilancio pluriennale. E poi un'ultima annotazione. La vivacità di un paese si misura in tanti modi. Vi voglio far notare solamente che forse da qualche tempo, anche sugli oneri di urbanizzazione, anche qui bisogna dire, fatti a leggere gli anni precedenti che cosa c'era. C'erano 1.000 euro, c'erano. Oggi invece siamo a 1.000 euro perché avete applicato due sanzioni legittime.
Quindi per dire che la vivacità di un paese non si misura sempre con le solite cose che si vogliono dire, si misura in tanti modi. A me ha meravigliato che leggendo questi dati, per esempio, anche queste polemiche, non è colpa vostra, non ci sono gli introiti, non è colpa tua. Però diciamo così, noto che gli introiti che dimostrano l'attività edilizia di un paese e quant'altro, visto anche il contesto economico che c'è, è vivo che queste condizioni, è un fatto generalizzato, però diciamo così, l'ho detto in questo momento e lo voglio ricordare. Ci sarebbero tanti altri motivi, però diciamo, se la tensione poi aumenta, mi limito a questo, e questo per motivare il perché, diciamo, il nostro voto contrario, abbiamo elencato alcuni dati, voglio solo diciamo, sottolineare che la nostra ferma volontà, che anche sulle consulenze esterne, ma sono oggetto di un'altra delibera successiva, non ricordo male, noi siamo dell'opinione che l'attuale personale, dipendente del comune, non da comuni esterni, possa svolgere in maniera corretta e nei tempi di funzione. Quindi vi invito a fare questa cosa, la voglio intervenire io. Quindi anche su questo vi invito a fare una riflessione. Veramente l'ultimissima cosa che mi si può aggiungere, il vice sindaco diceva una cosa che io condivido, quando diceva per esempio che l'ISEE non sempre è lo specchio della realtà, è l'idea della realtà, però dice sì, questa cosa vale per la TARI, vale per la TASI, ma vale anche per se inizia davanti all'individuale. Quindi io non voglio fare la caccia alle streghe, logicamente che è giusto che l'uguaglianza si dimostra anche con questo, però vi invito a riflettere anche su quelle tassazioni, diciamo, se non ci sono, diciamo, valutazioni da fare. Perché, diciamo così, nei servizi, per esempio, scolastici, voi applicate. A parte questo, che la verifica del ISEE, quello che ho sì. L'ufficio. No, stavo sempre, dice sì, ha fatto una cosa, detto una cosa che condivido, sono solo permesso di prenderla in questo caso. L'ufficio deve andare al campione, sì. Poi non aspetta a noi andare a... Ma infatti, non ho perché qualcosa. Ci ho solo segnalati, come diceva giustamente il vicesindaco in quel caso, io penso che anche in questi casi vado a tenere conto di quell'opinione che c'è il vicesindaco che è anche la mia. Allora io rispondo a prima cosa perché per quanto riguarda il discorso del bilancio pluriennale, allora io però giusto una piccola promessa che voglio fare, che mi fa piacere insomma che il consigliere Cattillo è diventato proprio. Certo sì, no, nel ricercare e va bene insomma, però sa che praticamente quando poi si fa il bilancio pluriennale, perché quello a cui si riferiva che è riportato ha ragione, nel senso che ha ragione, però lui sa che quando si riporta poi il bilancio pluriennale generalmente si coprono i dati che dell'anno, quindi è capitato che c'erano quella, quindi diciamo che è proprio una cosa minimale, diciamo che è sostanziale ma minimale, perché lui sa da come si... E la faccio la precisazione, perché lui sa da come viene fuori però, così genere di governare. Non è una cosa falsa, perché Ferbi non ce l'ha entrata, ma non c'è manco l'ultimo, c'è l'uscita. No, andiamo avanti, segretario, per quanto riguarda invece il discorso dei servizi a domanda individuale, quando parlavi della copertura dei servizi a domanda individuale per la scuola, per che c'è il 50%. Quindi praticamente da. Non sanno il contributo della regione. No, previsione delle entrate, io ora non vorrei, ma penso che qua c'è anche l'entrata, presumo, in questa previsione delle entrate, questo ora non ti saprei dire con certezza, però presumo che 18.000 euro c'è anche l'entrata. Poi magari che chiediamo, però io sinceramente non penso, sì, perché noi paghiamo, io quello che dico, sul discorso della mensa scolastica. Cioè, noi pagano il buono lo pagano 1,80 euro, cioè quale agevolazione ulteriore potremmo fare? Cioè, dovremmo anche azzerare il discorso del gettone. Io quello che dico è anche sul trasporto pagano una sciocchezza. Ma questo è quasi. Cioè, da sempre, insomma, noi non abbiamo mai voluto toccare il buono della mensa scolastica, però è veramente una cifra irrisoria. Perché. Quello del servizio scolastico è un servizio che se uno dovesse ragionare in termini di bilanci, consigliere, noi dovremmo proprio eliminare come servizio.
perché praticamente considerando che ci lavorano due persone, considerando quelli che sono i costi di gestione della mensa, considerando che il trasporto col pulmino, per il numero dei bambini, se noi andiamo a vedere quanto ci costa gestire questo servizio, se uno ragionasse in termini aziendalistici, dice non conviene o converrebbe a battarlo all'esterno, se uno fa un discorso di questo genere. Quindi io penso che proprio sulla scuola, questo è un ente che non può essere attaccato continuamente. Per quanto riguarda il discorso degli impianti sportivi, cioè io ritengo che anche se dal momento che anche i giovani sono una nostra risorsa, in un paese come questo che non c'è assolutamente niente, se noi gli diamo anche la possibilità di andarsi a fare una partita a calcetto, una partita a pallone, a un prezzo che comunque non sia esagerato, penso che sia una cosa... Anche perché poi il discorso che quelli sono figli che fanno parte delle vostre famiglie, per cui se gli aumenti la tariffa per andare a giocare a pallone, comunque ricadrà sulle vostre famiglie e non è che migliori la situazione. Quindi quando si fanno questi discorsi un po' settari, secondo me non sono, proprio... non colgono il senso, perché alla fine chi va a scuola sono gli stessi che utilizzano gli impianti sportivi. Io l'unica cosa che vorrei dire è che una cosa che è importante, che poi ho fatto il raffronto per far capire anche meglio alle persone, che rispetto a quando al 2008, perché io lì l'ho fatto il raffronto per vedere, noi a livello di trasferimenti abbiamo circa 100.000 euro in meno, cioè quel dato che ha dato Gerardina degli 85.000 euro, io invece non sono andata a vedere, è molto è oltre 100.000 euro, perché c'è la compartecipazione al gestito IRPEF che prima si dava, che era di 35.000 euro e ora non c'è più, ha dato il contributo per i mutui che ora non viene dato più. E prima i trasferimenti erariali erano 438.000, ora sono 393. Di conseguenza, per un bilancio come quello di Rapone, avere nell'arco di 5-6 anni 100.000 euro in meno sono tanti. Quindi io penso che con tutta coscienza possiamo dire che non abbiamo aumentato in maniera esagerata la tassazione della nostra comunità, anche perché poi ci si cita sempre i paesi limitrofi, e però non si guarda quanto pagano lì, qual è la qualità del servizio lì, com'è il bilancio lì e tutta una serie di altre situazioni. Sì, vorrei fare altre precisazioni. Consigliere Pinto, voi prima intervento. Io volevo solo dire una cosa. Dato che il consigliere Carpietro si riferisce sempre che c'è qualche impiegato all'interno che può fare quanto lavoro che fa questo all'esterno. Noi sappiamo chi si riferisce, è uno di una parrocchia, e lo sanno tutti quanti. Però voglio dire che le carte le leggiamo noi. Sono andato a vedere questo impiegato cosa faceva prima. E ho notato solo una cosa. Missione. Ho chiesto, ma poi abbiamo un missionario. Sempre missioni, corsi, gli altri impiegati lavoravano, lui andava in giro. E avete di posto, Ischia, Viareggio, ma dire, no, mi andava a Potenza per un corso, no, era di posto. Veniva rimborsato, oltre che il comune, pagava anche il corso a spese comunale, veniva rimborsato il viaggio, si faceva pagare anche quel parcheggio. Se c'era la carta igienica da pagare, si faceva pagare quella carta igienica. E adesso vengono qua, che c'è questo impiegato che può fare questo lavoro, vogliono parlare di bilanci. Loro sono quelli che risparmiavano, noi no. Quando loro consumavano e si erano dato gli stipendi straordinari, invece gli altri no. Sotto la tua amministrazione e anche quella prima, sempre della tua parrocchia. E questo è iscritto agli altri. I cittadini questo devono sapere. Ecco. Scusa, allora. Prima volevo dire due cose. Dicevo prima che a
consigliere Cappiello fa bene la disposizione, perché io l'ho fatta prima di lui. Mi ricordo quando queste correzioni, lo ricordi anche, gliele facevamo noi, solo prima non era un copia e incolla, dove a differenza di quando si vede molto più facile sbagliare, fare copia e incolla è spesso volta a commettere degli errori, prima erano fotocopie. E un giorno io gli dissi, queste sono dell'anno passato, non erano state corrette, ragazzi, non fatto, chissà perché non era nel 2010, ma non può essere, quindi era precedente. E in beauty che stava provando con un consigliere che si era addormentato, poverino, era stanco da lavoro, si era addormentato, può capitare, per carità. Ecco, adesso lui ci rinfaccia le stesse cose e lei bisogna tenersi, perché l'abbiamo fatto prima noi. Allora, io vorrei fare un'ulteriore precisazione. Sì, ti dico poi così magari potrai non essere... anche le precisazioni che voglio fare a quello che è stato detto prima. Allora, intanto abbiamo parlato della scuola, credo che il vice sindaco ben ha spiegato come abbiamo veramente la coscienza a posto rispetto alla scuola, rispetto alle spese che abbiamo, ai costi che abbiamo mantenuti, io credo veramente ridottissimi, e chi frequenta l'ambiente scolastico penso che per onestà debba riconoscerlo, quindi 1,80 euro la maggior parte dei bambini per un servizio che io non lo dico solo mio, ma è eccellente, con tutti i controlli del caso, perché ogni anno noi facciamo tutto quello che c'è da fare, anche per quanto riguarda l'HCCP e tutto il resto. Per quanto riguarda poi i costi che sosteniamo per la pratica sportiva, abbiamo mantenuto ancora ad oggi i costi bassissimi che avevamo, quindi non abbiamo mai aumentato questo tipo di tariffa. Un'ultima ulteriore precisazione io voglio farla, visto che è stato menzionato un po' il manifesto, quindi forse per essere più chiari siamo ricorsi a questo, mi auguro che non ce ne sarà più bisogno. Per quanto riguarda poi l'aiuto alle associazioni che noi diamo, noi lo facciamo con tutte le associazioni e con tutte le situazioni che ci vengono sottoposte e che noi riteniamo davvero valide. È stata riportata ad esempio anche dopo solamente di un'associazione, e io l'abbiamo riportata nel manifesto perché è stata l'unica associazione, la banda, che ha chiesto 2 giorni a settimana, noi gliel'abbiamo dati, però io lo voglio dire, non è la prima volta che lo dico qua dentro, gli abbiamo dato l'asilo, l'ex asilo, glielo davamo gratuitamente, così come abbiamo fatto con il gruppo Folk, che ci restituisce poi almeno 2 manifestazioni all'anno, quindi un servizio alla comunità. E l'abbiamo fatto anche per la banda però voleva di più, voleva non solo il salone, ma lo voleva anche l'uso esclusivo di un locale che fiancheggia il salone. Questa cosa qua, la presenza mia dell'assessore Corridore, è stato detto al presidente, il quale insisteva in questo, e noi gli abbiamo detto questo non è possibile perché lì ci sono depositate attrezzature che servono per l'intera comunità e che quindi quando si festeggia un compleanno o una festa come è accaduto, quello deve essere a disposizione, così magari se, visto che sono 2 giorni a settimana, se si riesce a conciliare, siamo in un paese in cui ci si parla e si possono spostare. È stato rifiutato questo, nonostante si fosse messo a disposizione per quel caso, ho detto te lo diamo, ma non uso esclusivo, quando ci sta un compleanno, gli attrezzi che metti in quel deposito li sposti nella biblioteca. E questo è stato rifiutato in maniera molto categorica, anche perché il presidente bibliotecario gli abbiamo detto hai la chiave e quindi puoi procedere tranquillamente. Ci è stato rifiutato, ma questo sempre per onorare la verità, perché noi non vogliamo penalizzare nessuno ed eravamo ben predisposti nei confronti della banda. Ovviamente non è stata menzionata anche la banda tra tutte le associazioni che fanno un ottimo lavoro per Rapone, lo fanno tutti, come non è stato menzionato Libere Voce, ad esempio, a mio avviso, ma credo che avviso di tutti, compie un lavoro, un servizio alla comunità fuori e dentro Rapone che credo sia notevolissimo. Quindi questo per specificare l'apertura, il sostegno che diamo alle associazioni per mantenere la vitalità che c'è
e che ha dimostrato esserci in questi anni, soprattutto in questo, ma nella pratica sportiva. Un'ultima precisazione, io la devo fare per quanto riguarda l'attività edilizia. Purtroppo il nostro comune ha avuto un arresto dell'attività edilizia, non in questi anni, l'ha avuta negli anni trascorsi, perché c'era un regolamento, un piano regolatore generale che vige tutt'oggi, è vero, però il momento in cui c'era bisogno di intervenire, di investire, tant'è che molte costruzioni sono state realizzate nei nuclei rurali, non era questo. Era quello che ci ha preceduto. Oggi infatti, se ha subito una battuta d'arresto la stesura del regolamento edilizio, è proprio perché non c'è questa fervida attività edilizia. Voglio precisare, non c'è questa fervida attività edilizia per quanto riguarda le nuove costruzioni, però non sfugge a nessuno, perché non abbiamo le patate sugli occhi né per vedere le grandi opere e le opere importanti che sono state fatte, quindi che non è vero che non sono state fatte, né per vedere che c'è un fermento edilizio. La differenza qual è? Che questo fermento edilizio non ci fa introitare quasi nulla, perché è una scelta anche questa politica, perché se si guardano gli altri comuni limitrofi si vedrà che un certificato di destinazione urbanistico non ha i costi che hanno i nostri. Si vede che a fronte di una qualsiasi richiesta c'è un versamento che è di minimo 50 euro, allora noi questo non lo facciamo, c'è un versamento che si calcola sul costo di costruzione, allora noi questo non lo facciamo perché vogliamo incentivare questa attività edilizia che comunque, e questo bisogna riconoscerlo, è vivace, perché siamo sicuramente pieni come ufficio tecnico di SCIA, di CIA, di CIAN, tutte attività che movimentano l'economia del paese, che però, diciamo purtroppo, ma per scelta, non vanno ad introitare poi il gettito dell'ente, per una scelta, perché ci sta bene che questo venga fatto. Quindi questo per tutto quanto la non mi era chiaro, veramente il consigliere Cappiello, la questione sulla tariffazione scolastica e il collegamento con l'ISEE, però forse era una anche perché noi, io lo voglio ricordare, come tariffazione scolastica noi abbiamo tre fasce che la prima assorbe quasi tutti per 1,80 euro, l'altra è di 2 euro, poi fino a quella di 2,50 euro, che sono veramente pochissimi, quella a cui è destinato. Quindi queste erano ulteriori precisazioni. Ora, c'è stata imposta, tra l'altro. Sì, c'è stata imposta, questo è vero, perché noi questo lo facciamo, se non erro, da 2 anni, perché la Regione ci ha detto di differenziare in base al reddito, altrimenti prima era 1,80 euro per tutti. Bene, se ci sono altri interventi, voleva intervenire il consigliere Cappiello. Sì, solo precisare che insomma, le polemiche c'entrano il personale, insomma, fino a quando è possibile. Qualche presentazione anche io, cioè per quanto riguarda la casa, il cosiddetto manifesto ripreso, che dice sì, ha detto cose giuste su MEF, però l'obiettivo del manifesto non è parlare di MEF, e di citare alcuni esempi di diversa applicazione della casa, perché nel manifesto ne cita anche un altro punto, per esempio Florenza, che ha applicato zero dopo i MEF, non è vero, ok, e ci sono tanti altri comuni che non sono stati citati. Ci sono tanti altri comuni che praticamente non hanno applicato zero, ma questa è un'opinione, cioè, giusto per competenze di informazione. Fa piacere che il sindaco ricorda che alcune tassazioni sulla certificata di tassazione urbanistica sulle DIA sono tassazioni minime. No, non ci sono, sulle DIA, cioè. Poi i diritti di segreteria, che sono esattamente quelli deliberati dalla precedente amministrazione. Che noi non abbiamo aumentato, potevamo farlo tranquillamente. Sto dicendo che è un spirito che già nasce dalla linea. Quindi l'attività edilizia è vivace. È questo che volevo precisare, per queste motivazioni. Due cose che uno può dire, però sono sottolineati che viene da lontano questo spirito di, diciamo così, di agevolare gli investimenti del nostro paese. Per quanto riguarda poi, diciamo, la mensa e quant'altro, lungi da me speculare o immaginare aumenti di tassazione, non so se è negato tutto quello che ti ha detto adesso. Ho fatto semplicemente riferimento alla percentuale di copertura dei servizi, che mi sembrano spropositati, è un'opinione legittima, avete fatto le vostre argomentazioni,
non era tesa ad aumentare le tasse, ma era semplicemente le coperture dei relativi servizi in base ai costi che voi avete indicato e ai ricavi che voi avete indicato. Quindi percentuale di copertura dei servizi, non di aumentare le tasse. E sugli ISEE la riflessione era esattamente quello che diceva il vice sindaco sulle altre tassazioni. Ultimo passaggio sulle questioni, diciamo, sempre personali. Cioè, in un comune di 1000 abitanti ci sono tanti dipendenti. Allora, se qualche dipendente ha fatto cose che non si possono fare, mi risulta che ognuno ha fatto quello che poteva fare. Poi ci saranno gli organi competenti a vedere se uno ha sbagliato o non ha sbagliato e quant'altro. I costi della collettività sono tanti. Ci sono i dipendenti, ma ci sono anche tante altre situazioni che hanno avuto costi sulla collettività, diretti e indiretti. Tutti quanti sappiamo leggere e tutti quanti ricordiamo anche il passato. Quindi su questo mi invitano in mozzo quando parliamo di questo argomento. Io evito, e no, consiglio di donne, sto leggendo le cose. Sì, sì, dobbiamo cambiare termine. Quindi diciamo, vogliamo fare un provvedimento su questo argomento. Se il dipendente è capito, ha commesso degli abusi, è giusto che vengano perseguiti. Quello che io sempre tornando al bilancio, quello che io leggo è che ad oggi ci sono dei residui di soldi che spettano i dipendenti per la formazione, per l'incentivo che non vengono dati. Forse qualche consigliere non sa leggere per intero, sì. Perché i soldi, perché i soldi della formazione, di quelli di viaggio e quant'altro, sono sempre stati dati a tutti, così come negli ultimi 5 anni. Poi possiamo anche quantificare. Non ci sono problemi, e vediamo anche se ci sono stati abusi in questo che in altri argomenti, perché i favori che volete fare, cioè questa filosofia volete far passare, che voi siete avuti facilmente in odio, perché si parla delle persone, si parla stranamente dell'associazione collegata alle persone. Allora chi si riferisce al pendito come sta da altre persone, non si parla di parrocchia, perché se no dovrei ricordare che persone che stanno dall'altra parrocchia hanno avuto ben altri benefici da altri amministrativi. E vuoi fare nome? Quando lo farò, lo farò. L'unico vizio che non tengo e non ho mai avuto è quello di fare lettere anonime, cose che altre persone della nostra comunità hanno fatto abbondantemente. E così è tipo la parola politica. Stiamo parlando. Diciamo, però ci sarà motivo di parlare di questi argomenti. Allora, penso che possiamo passare ai voti. Allora, votiamo il bilancio di previsione 2014. Allora, tutti favorevoli, 8 favorevoli, contrari, 2 contrari, votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli, 8 favorevoli, non contrari, 2 contrari. Allora, passiamo al 9° punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione esterna. Ogni anno, sempre prima del bilancio, si approvano queste linee, che diciamo i casi in cui si può ricorrere all'esterno per incarichi diversi che attengono i servizi generali, finanziari, di polizia locale ed altro. È un obbligo e quindi lo facciamo. Voglio dire che in 5 anni non abbiamo mai fatto ricorso all'applicazione di questa delibera. Quindi possiamo passare ai voti o c'è la dichiarazione di voto? Noi ci asteniamo perché sappiamo che l'adempimento di legge è obbligatorio, però non condividiamo l'applicazione di questo comune a dare questa norma, per i motivi che già sapete, siccome per l'articolo di bilancio. Il fatto che mi chiamate le consulenze sono mi sospeso. Non sono consulenze. Sono apposti, va bene. Sì, è l'applicazione di questo. Va bene. No, dobbiamo essere chiari. Sì, sì, va bene. Okay. Questa è la norma. E non niente. Il Comune, sì, lo ripeto, per 5 anni ad oggi non ha mai applicato questo. L'unica collaborazione.
collaborazione sì, sì, ma non abbiamo fatto Prima dare gli incarichi di consulenza legale per avere pareri legali, questo noi non l'abbiamo mai fatto. Noi siamo stati obbligati a difenderci e quindi abbiamo dato gli incarichi legali, ma pareri legali, invece era costume in questo comune dare incarichi per pareri legali, per avere una consulenza. Noi ci facciamo anche, dico bastare, ma non è una riduzione del valore, anzi, quella del nostro segretario, che è il nostro rappresentante, insomma, da un punto di vista di consulenza legale. Bene, possiamo passare ai voti. Allora, favorevoli, 8 favorevoli, 2 astenuti. Votiamo per l'immediata esecutività, favorevoli, tutti favorevoli. Allora, passiamo al 10° punto all'ordine del giorno, illustrazione di linee programmatiche di mandato. Allora, c'è l'obbligo di redigere questo atto in cui si vanno ad illustrare dopo le elezioni, quindi una volta insediato il Consiglio, quelle che sono le linee programmatiche di mandato per gli anni 2014-2019. Vengono riportate, viene riportato, diciamo, in maniera più esaustiva quello che abbiamo riportato nel programma elettorale. Rispetto al programma elettorale, delle linee programmatiche di mandato, ovviamente non troviamo riportato tutto quello che abbiamo fatto in 5 anni, che speriamo vi abbiamo illustrato per bene in questi 5 anni, negli anni passati. Invece in queste linee programmatiche di mandato ci sono quelli che sono i nostri impegni e noi l'abbiamo fatto, detto nella premessa, nonostante il contesto sociale, economico, quello di congiuntura economica in cui siamo, sia quello di grande difficoltà, noi ci impegniamo a dare un contributo ancora più forte e più rigoroso per riuscire a conseguire gli obiettivi che vi abbiamo detto nel corso del Consiglio, vi abbiamo detto nel nostro programma elettorale, obiettivi che riguardano tutte le sfere di cui abbiamo parlato, dall'ambito sociale, in cui continueremo ad essere a fianco dei più deboli. Lo faremo con progetti propri, cioè di fondi di bilancio quando sarà strettamente necessario, in quei casi in cui i servizi sociali, ma anche noi, perché viviamo in un paese, c'è una delle fortune di questo paese in cui davvero conosciamo tutto di tutti e quindi sappiamo effettivamente forse dove bisogna intervenire, quindi continueremo a farlo in questo modo, continueremo a farlo con l'attenzione per le persone anziane. Noi abbiamo il nostro centro di uno per anziani che continuerà ad avere anche il progetto di SIR. Devo fare un ringraziamento particolare al dottor Daulia che continua con noi a seguire l'amministrazione e continuerà a seguire il progetto per anziani, un progetto per anziani che diventerà ancora più forte nel momento in cui si partirà la casa per anziani, che non sarà una casa di mero soggiorno, ma in cui questa attività che è rivolta agli anziani servirà anche per riuscire a rendere gradevole tutto il tempo che trascorreranno lì. In ambito sportivo abbiamo detto continueremo a dare sostegno a tutte le associazioni attualmente presenti, a tutti coloro che faranno delle proposte, e continueremo, come abbiamo detto, a mantenere le tariffe ai minimi stabiliti. In ambito culturale continuerà il lavoro che abbiamo fatto per quanto riguarda la promozione del nostro paese, con le manifestazioni culturali in generale che ci sono, con il progetto Rapone Paese delle Fiamme, che con un ulteriore finanziamento anche quest'anno vedrà la realizzazione di un concorso di carattere nazionale che riguarderà le arti grafiche, mentre continuerà anche il progetto del cinema, perché con la Lucana Film Commission
abbiamo una proposta di nuova collaborazione, quindi ha preso piede questo progetto che io ritengo molto importante, al di là poi delle azioni che possono essere fatte su questo, ripeto, fanno parte della nostra identità, della nostra memoria, e voglio ricordare con piacere il viaggio che abbiamo fatto a Roma. Quando abbiamo presentato lì il nostro progetto, e chi era presente ricorderà, è stato veramente un successo molto molto clamoroso. Quindi viva questi progetti che culturalmente evidentemente hanno una valenza che dobbiamo imparare forse ad osservare un po' tutti. In ambito scolastico il nostro impegno continuerà ad essere quello degli anni scorsi. In particolare cercheremo di non far mancare nessun servizio, soprattutto a livello sia di qualità che per quanto riguarda le tariffe. Poi un altro capitolo importante in questo è quello dell'obiettivo lavoro. Tutto quello che viene fatto sicuramente viene fatto per rendere più bello il paese, per rendere più belle le piazze, ma per creare dei servizi. Io parto da lontano, quando si aprono dei canali che prima magari erano veramente occlusi, ci apriamo verso un territorio, sto parlando di Castelgrande, sto parlando di Vescovagano, necessariamente per chi vuole investire qua sicuramente si prospettano situazioni diverse, che hanno potenzialità diverse, però di obiettivi importanti, mi riferisco sempre all'apertura della casa per anziani, al progetto di orienteering che dovrà partire. Tutti i progetti che noi facciamo cerchiamo di farli in maniera tale che ci sia anche una possibilità di gestione successiva. Mi riferisco al CERA, al Centro di Educazione Rurale e Ambientale, che avete visto che è inserito nell'elenco annuale di cui ho parlato prima. Mi riferisco in particolare anche alla assegnazione di 10 lotti nell'area industriale. Stiamo portando a compimento, abbiamo finito il lavoro che riguarda la sistemazione dell'ingresso all'area industriale, con anche tutto quello che riguarda l'area già insediata. Invece l'area dei nuovi insediamenti manca solamente l'ultima parte, che è quella degli asfalti, dopodiché siamo in condizione di dare queste assegnazioni ai costi risicati che vi abbiamo detto prima. Quindi, questo per dire che l'obiettivo lavoro noi lo focalizziamo e molto. Per quanto riguarda poi i lavori pubblici e l'urbanistica, non vi voglio ulteriormente parlare di quello che abbiamo detto prima, che riguarda l'elenco annuale e triennale, quindi le opere ve ne ho parlato, quindi non vi parlo di quello che è stato fatto, di quello che sarà, che non è un libro dei sogni, è quello che noi vogliamo davvero realizzare e speriamo di riuscirci. Ad esempio, una delle di quello che non è riportato, per farvi un esempio, tornando a prima, uno di quello che non è riportato, ad esempio, in questo elenco annuale, ma era quello di prima, vedrete a breve anche i lavori che interesseranno l'area di San Michele e l'area dei prefabbricati, dove c'è stato un ulteriore finanziamento che magari non è stato riportato, ma che abbiamo detto comunque nel nostro programma elettorale. Un'ulteriore precisazione: questa amministrazione finalmente dovrà è un impegno, al di là ora della necessità che ci saranno nuove costruzioni, investire sicuramente risorse, che tra l'altro già abbiamo messo in bilancio, risorse quindi materiali, proprio di impegno politico e umano, sull'approvazione del regolamento urbanistico. Riorganizzeremo gli uffici e i servizi. Questa questione della riorganizzazione degli uffici e dei servizi è una necessità e un obbligo, perché, come vedremo anche poi nell'ultima delibera, viene da una legge che ci impone di mettere tutti i servizi che abbiamo in associazione, fino ad arrivare poi all'unione dei comuni. Quindi questo lo faremo, e poi viene fuori anche da una razionalizzazione delle risorse, alla quale necessariamente dobbiamo arrivare, anche perché anche per noi l'obiettivo vuole essere
tasso zero, e chissà che non si riesca anche con la razionalizzazione di queste delle risorse umane in qualche modo con la collaborazione con gli altri comuni. Chiudo con la trasparenza e la partecipazione, che vede, come vede stasera in maniera sperimentale, quindi io voglio ringraziare Alberto Nigro e il suo staff stasera per essere presenti, e che in forma totalmente gratuita, almeno anche sperimentale, ci sperimentiamo a vicenda, questa sera sono qui presenti per la ripresa audio-video, e che poi verrà insomma implementata nel prosieguo. Quindi credo che è un esempio di grande partecipazione quello della ripresa dei consigli comunali, così come quello del consueto appuntamento che ci sarà ogni anno con i cittadini. Non ho menzionato poi gli atti perché è un obbligo di legge tenerli in rete, e quindi diciamo non è un valore aggiunto che diamo noi, mentre questo, quello dell'audio, della video ripresa dell'incontro con i cittadini, è qualcosa che non si trova in tutti i comuni. E, diciamo, questi sono gli obiettivi, e l'augurio è quello che, diciamo, superando un po' tutti gli steccati, si possa lavorare insieme per seguirli. Se ci sono interventi su questo. Dobbiamo votare? Si vota. Allora noi per motivare il voto di astensione, non voto contrario, per augurare buon lavoro, abbiamo già fatto la consiglia di insediamento al gruppo di maggioranza, che al di là delle divisioni e delle cadute di stile, diciamo noi andiamo a Ramone, quindi vogliamo fare il testo della nostra comunità. Quindi sicuramente un augurio di quella relazione che voi concepite con un esempio intellettuale venga, diciamo, attuata. Noi abbiamo fatto cose tanto diverse, però anche le vostre sono assolutamente, diciamo, auspicabili che si avvengano e si realizzino. Chiaramente diventa una battuta, è chiaro, per esempio. Noi questa sera abbiamo fatto tante discussioni sul bilancio, diciamo così, noi per esempio sui rifiuti, ci sono questi esempi molto leggero, e in questi giorni un paese piccolo come il nostro, Angelo De Franzo, è trovato, ma consentito di sbagliare sul nome. Il comune ha installato quella famosa macchina che lui aveva messo in programma, perché una persona va a mettere la plastica e si prende lo sconto per fare la spesa. Lo ricordo bene perché il comune non fa queste macchine fatte. Quindi per dire che, diciamo così, noi ci auguriamo che voi realizzate il vostro programma. Noi abbiamo fatto cose, diciamo, tante cose diverse da quello che volete fare voi, ma sicuramente noi non ostacoleremo mai in maniera, diciamo così, sotto banco o con mezzi non leciti, diciamo che voi, diciamo, tentate di impedire come realizzate le cose. Questo ci vengono a fare, avete già capito in questo senso. Quindi auguri, buon lavoro. Allora possiamo passare ai voti. Allora, favorevoli, 8 favorevoli, astenuti, 2 astenuti. Allora, passiamo all'11° punto all'ordine del giorno. Ricostituzione e associazione convenzionale per la gestione unificata del servizio di segreteria comunale. Allora, rifacciamo il servizio di segreteria comunale e con i comuni di Venosa, Barile, Rapone e Maschito. Sarà presente il nostro segretario, e quindi questa è la delibera in cui si approva lo schema di convenzione. E per essere più precisi, il segretario sarà presente per il 50% presso il comune di Venosa, il 20% presso il comune di Barile e il 15% presso il comune di Rapone e di Maschito. Quindi prosegue la nostra fattiva collaborazione con il segretario, che per noi è davvero una grande garanzia di correttezza, legalità e, insomma, di dedizione, devo dire, perché in così poco tempo, perché alla fine si è fatto un po' i conti, sono poco meno di 6 ore alla settimana, e siamo riusciti a fare davvero tanto grazie al suo preziosissimo contributo. Ci sono interventi? Grazie di voto. Noi siamo favorevoli alla convenzione per un ordine termine in cui è stata stabilita.
quindi votiamo contro questo tipo di delibera, perché riteniamo che la presenza del segretario sia fondamentale in un comune, quindi le ore assicurate in base a questa convenzione secondo noi sono assolutamente insufficienti, perché il segretario vuole il comune, la nostra opinione, che è garante di tante altre situazioni, e secondo me tante cose che succedono in questo comune con la presenza del segretario non sarebbero successe. Solo per questo. Ma sul merito della convenzione noi riteniamo che si cambiano poche cose e sarebbe stato giusto farlo. Però voglio solo chiarire. Cioè, sì, no, ha finito la dichiarazione, faccio io un intervento. Nel senso che capisco la dichiarazione di voto, però per chi è attento è un po' in contrasto con tutto quello che è stato detto prima. Ma quello dovresti dire di togliere la parola di voto. Perché? Il discorso della convenzione di 6 ore è quello che ho detto prima. Noi prima, il segretario che avevamo, quando eravamo in convenzione con Castelgrande, ci costava quasi 100.000 euro. È vero che, come no, è vero che la quota, ho visto la quota che rimborsava. Comunque ci costava tantissimo, considerando le indennità, i premi e tutto il resto. Ora non so se in quell'anno 2008 c'è qualche arretrato da pagare, che mi hanno pagato però 100.000 euro. Allora, quindi nel momento in cui si dice noi dobbiamo ridurre le spese, si dice che il tempo è insufficiente, pagare per 12 ore significa raddoppiare la spesa del personale e in qualche maniera significa far pesare sui cittadini i maggiori costi. Dal momento che invece noi riteniamo che 6 ore del segretario siano sufficienti, perché comunque il segretario è vero che è 6 ore che viene qua, ma è anche vero che telefonicamente è sempre disponibile, per cui anche il consigliere, se ha bisogno di, può chiamarlo tranquillamente al segretario, cioè non è uno che non risponde al telefono. No, giusto per fare, che uno deve anche decidere che vuole nella vita, se vuole abbassare i costi ai cittadini o aumentarli. Consigliere Corrido. E io questo volevo dire, quello che ha detto Anni, in buona sostanza, dico, fino a un minuto fa si chiedeva di risparmiare. Subito dopo votiamo contro perché non risparmiamo, ma mi volevo allacciare pure alla discussione di prima, quando il consigliere parlava di caduta di stile, pure dire al sindaco state calmo, secondo me è molto più che una caduta di stile, quindi invece di guardare solo le cadute di stile degli altri, ogni tanto guardiamo pure le cadute di stile nostro. Allora possiamo passare ai voti. Allora, favorevoli, tutti favorevoli, 8 favorevoli, astenuti, no, contrari, 2 contrari, votiamo per l'immediata esecutività, tutti favorevoli. Allora, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'accordo convenzionale per la gestione associata di talune funzioni fondamentali e del servizio attinente allo sportello unico delle attività produttive. Allora, come vi ho detto prima, andiamo verso una riorganizzazione di tutte quelle che sono le funzioni di un ente in generale. C'è stata una legge nel 2012 che ha obbligato inizialmente i comuni a mettere in associazioni almeno 3 funzioni fondamentali. Le funzioni fondamentali ad oggi, quelle che hanno l'obbligo di essere associate, sono 9. A noi inizialmente abbiamo quindi messo in associazione 3 funzioni fondamentali, quindi il legislatore vuole andare in questa direzione. Sia pure in molti casi non è condivisibile, comunque trattasi di legge dello Stato e quindi che ci obbliga a mettere insieme le funzioni fondamentali. Abbiamo fatto le prime 3 funzioni, che sono, le abbiamo fatto con i comuni di Rionero, Barile, Rapone e Ginestra, abbiamo associato il catasto, la protezione civile e la polizia, con il comune invece di Barile e Rapone la polizia municipale e la polizia amministrativa locale. Un ulteriore obbligo, un ulteriore passo avanti nell'adempimento a questa norma era al 30 settembre, quindi ad oggi. Eravamo obbligati ad oggi a deliberare l'associazione di ulteriori 3 funzioni.
commissioni. Per arrivare poi al 31-12, in cui siamo obbligati a metterle tutte in associazione. Quindi ora, al di là di, diciamo, le considerazioni, al di là di considerazioni su quelli che sono paesi limitrofi e non, con i quali io già anticipo faremo dei discorsi importanti per quanto riguarda l'Unione dei Comuni, che ci interesserà penso già dal prossimo anno, perché si sta studiando in Consiglio regionale una legge che è tesa proprio a questo, quindi andremo in questa direzione. In questo momento, che è un obbligo associare queste funzioni, lo facciamo perché scegliamo alcuni comuni che sono quelli che per tanti motivi di personale, per il collegamento che abbiamo con il segretario, perché alcune funzioni e servizi ne trascinano altre, sono quel tipo di scelta che ci consente di avere costi minori. Allora, quindi noi andiamo, deliberiamo questa sera, quindi altre funzioni fondamentali, altre tre funzioni fondamentali, in particolare con i comuni di Barile, Rapone e Montemilone, abbiamo l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo. E poi un servizio che non è una funzione, il servizio attinente alla gestione dello sportello unico delle attività produttive. Mentre con i comuni di Barile e Rapone l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti e la riscossione dei relativi tributi. Ah sì, ok, allora nel deliberato si è aggiunta nel frattempo anche Leonero e Adatella per quanto riguarda il solo servizio del sportello unico delle attività produttive che appunto molti conoscono con il termine di SUAP, quindi solo per quanto riguarda questo servizio. Mentre con i comuni di Barile, Rapone e Ginestra abbiamo ulteriore funzione della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. Quindi queste sono le tre funzioni. Sì. La precisazione. La successiva, sì, che poi viene, c'era la precisazione che porta poi al deliberato successivo. Quindi premetto, entro fine anno siamo obbligati ad associare tutte le funzioni. L'obiettivo è quello di metterci insieme, di fare l'unione dei comuni sulla quale, ripeto, per la quale noi ci adopereremo e dialogheremo sicuramente con i comuni limitrofi, parlo di Ruvo, parlo di San Fede, parlo di Pesco Pagano, di Castelgrande, parlo di Adella, così come posso parlare anche di Muro. Stiamo dialogando e quando arriveremo ovviamente a questa determinazione i comuni che ci interesseranno avranno un'affinità con noi che non è solo di gente, che siamo, insomma, credo che ci siano molte affinità tra questi comuni che ho detto, ma anche di territorio, così come giusto che sia. E quindi oggi è più un adempimento formale, la scelta è tesa a ridurre al minimo i costi e quindi ad avere minimi spostamenti e a mantenere i servizi inalterati, anche se l'obiettivo della legge è quello di andare nella direzione di migliorare il servizio. Noi vogliamo andare nella direzione di migliorare il servizio e ridurre i costi, questo è l'obiettivo e speriamo di riuscirci. Se ci sono interventi. Noi facciamo la direzione di voto, signora. Sì. Invece, diciamo così, votiamo contro perché, diciamo così, capiamo dalle illustrazioni che un adempimento più formale che sostanziale in attesa di normative nazionali non tutte condivise da parte di cittadini, quindi al di là del gruppo di appartenenza, quindi capisco questa delibera di attesa, obblighi di legge e quant'altro, quindi inutile fare troppe polemiche, capiamo che non sono gli obiettivi quelli di gestire sostanzialmente con questi comuni, ma un adempimento dei medici fa aspettare nuove normative, quindi diciamo non aggiungiamo tante polemiche. Non mi ricordo qualche consigliere che fa le battute, però l'articolo 2 segretario incompleto. È sbagliato.
se vuole aggiungere che non sono riportati nuovi servizi, non operare. Ma quello è un museo multifunzione. No, no, c'è scritto museo aggiuntivo, ma non mi interessa. Lo schema di convenzione? Sì, che noi votiamo. Non sono riportati i servizi. Eh sì, ma perché è multifunzione, per ogni comune deve... Scusa, scusa, se l'ha aggiunto me per la pagina, se l'ha aggiunto me, non mi interessa. Tanto non l'avevo. Articolo 2. Poi la convenzione si farà tra, che ne so, Barile da Pone e si farà no, servizi. No, scusi, in modo alla prima pagina della convenzione c'è scritto la presente convenzione delle seguenti attinenti. Perché ognuno va ad aggiungere perché se è votato sono comuni diversi che fanno diverse associazioni, non sono gli stessi che vanno. Sono quelli della delibera. Quelle che vengono sono quelle della delibera che vanno inserite. Sì, sì, tra Barile e Rapone ci sarà una organizzazione. Nella convenzione non c'era scritto i servizi. Non c'è scritto perché non si poteva scrivere. Non si poteva scrivere in C2A. Va bene, quindi possiamo passare. Quindi votiamo contro? Io non ho capito. Perché votiamo contro? Perché capiamo che è un adibimento prettamente formale a testa di normativa nazionale. Può anche non verbalizzare perché non glielo ho chiesto. Quindi capiamo che non serve a niente. Io invece volevo dire una cosa, che secondo me qua un po' di polemica si poteva fare, non certo, nessuno si ammatta, io mi riferivo alla legge in sé per sé, perché va bene l'unione dei servizi, almeno alcuni servizi, però intanto almeno secondo me la dovevano fare quei comuni che avevano necessità di fare, uno non vuole assumere più personale, non ha personale da dire a quella persona e fa una, si sceglie di fare una unione dei servizi con un comune di piccolo, lontano, vicino, perché ormai con il computer si può fare pure a una certa distanza. Che ne so, penso alla carta elettronica, carta d'identità elettronica, cioè la compra un gruppo di comuni e poi per averla ci vuole una settimana, perché devi mandare i file, poi qualcuno deve andare a pigliare. Poi quando si parla di risparmi, non mi riferisco a questa unione che noi siamo obbligati a fare, quindi quando loro parlano di risparmi, ma esattamente a che cosa si riferiscono? Alla diminuzione del personale, che altro devono fare? Un comune come una cosa, che loro risparmiano. O facciamo il Consiglio Comunale con dei coi ceti? Quindi vogliono ridurre il personale, deve essere il coraggio. Diciamo ogni comune deve avere una persona, se sa male lo chiudiamo. Io credo che per questo. Vabbè, li chiudessero, ma che ci fanno perdere tempo a parlare di anni africani? Che ne so, il bilancio si fa adesso, la prossima parte che... Poi vi devo spiegare se c'è il bilancio triennale. Così è possibile, dimmi, posso dire, giusto perché prima era il tipo... Probabilmente una delle idee che in alcuni servizi, che non è per tutte le cose uguali, e la mia opinione non l'ho detto prima, perché mi saputa, c'è stato anche qualche che ha senso, che i servizi secondo me si possono fare solo con i comuni combinati, secondo la opinione. Perché in alcuni casi è vero che la distanza non è quella materiale che conta, ma sono altre che si riducono. Poi ci sono anche i servizi dove la questione di distanza materiale fisica conta. L'altra questione. Ma la distanza quando ho parlato di un'altra cosa. No, non è che non è importante. Ma se questi parlano nella legge di cui si. Che sbagliamo? Le voci di. Non condiviso. Parlano di macro aree, di 15-16 comuni. Ma tu mi sai spiegare noi se andiamo a che ne so, cioè troviamo un di parla di le 14 unioni di comuni della regione. Ma è una cosa che non ha significato. Non condivido sul giorno di cioè non noi andiamo fuori, perché fino a che il Ruvo, Castelgrande, le Scopagane, c'è una terra, secondo me, noi abbiamo pochi comuni. C'è una terra, c'è. A Rio Negro, giusto per fare esempio, il ticket per l'asilo non costa 7 euro per mangiare a scuola. Molte persone arrivano, già sono anche dei. Sì, sì, è vero, questo per dire, ma poi ci uniamo, che significa? Che pur noi dobbiamo andare a Sant'Erro? Ma noi chiudiamo, i bambini torneranno come andavamo noi col cestino, ricordate, no? Col cestino, poi. Basta, magico. Invece su altre questioni, con questo spirito, che la legge anche io l'avrei capito, diciamo quello che si immagina, che in alcuni casi, tipo, non so, un ufficio qualsiasi, che sono grandi, che possono essere condivisi, quelle sono spese che si possono fare in maniera più facile. Sicuramente, la spesa è acquistato. Però è evidente che la battaglia sull'unione dei comuni non ha colori, questo è chiaro. Sì, assolutamente,
rimediare che le conseguenze possono essere devastanti, cioè, per è risaputo che come se vuoi noi che siamo tra i più piccoli saremmo quelli di Corea. Non è logico, ma che conto è noi siamo attenti, però c'è da dire per onestà che una delle motivazioni per cui si spinge ad avere l'unione dei comuni è che tutti i fondi che vengono messi a disposizione delle unioni sono vincolati dal patto di stabilità e quindi questo darebbe una grossa linfa, però non penso che poi sia, per effetto di questo noi possiamo che dobbiamo pagare un prezzo che sia eccessivo e quindi è, diciamo, attenzionata molto la questione. Va bene, se possiamo passare ai voti. Allora, quindi favorevoli, 8 favorevoli, contrari, 2 contrari. Quindi vediamo anche qui per l'immediata esecutività, quindi tutti favorevoli. Grazie e buona serata.